Buonasera a tutti e grazie per essere qua questa sera. È una bella serata, mi auguro che lo sarà anche in questa ora e mezza che trascorreremo insieme qui in questa location particolare, molto fascinosa, molto scenografica, che ben si adatta al contesto che vogliamo raccontare stasera. Raccontiamo la prima di alcune serate che Orgoglio Amaranto ha voluto dedicare agli eventi, alle vittorie, alle promozioni, ai giocatori, ai dirigenti, agli allenatori che hanno segnato la storia dell'Arezzo, e questo rientra nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della società. L'Arezzo ha compiuto 100 anni lo scorso 10 settembre e quindi da stasera parte questa serie di eventi che ci accompagnerà fino alla primavera e forse anche più in là. Si chiama Incontri con la Storia, una partita lunga 100 anni. Non potevamo non cominciare da quelle due promozioni del 1996 e del 1998 che hanno segnato la storia recente ma anche quella degli anni successivi. Sono state due promozioni, benché ottenute in campionati minori come la Serie D e la Serie C2, e ne parlavamo prima con alcuni degli ospiti che sono qua stasera, che sono rimaste nel cuore degli sportivi perché hanno segnato in qualche modo una rinascita attesa, sospirata dopo stagioni complicate, dopo la radiazione delle 93, che per questa città, per questa piazza, per questa tifoseria è ancora una cicatrice aperta. E allora, prima di cominciare a presentare gli ospiti, che ringrazio tutti, e anzi ringrazio anche tutti coloro che non hanno potuto essere qua stasera, molti li abbiamo contattati, alcuni avevano degli impegni e non sono potuti essere qua con noi, altri non siamo neanche riusciti a ritrovarli, è passato un po' di tempo e ci perdoneranno per questo, magari organizzeremo qualcosa anche nei prossimi mesi per riuscire a ritrovarli. E allora, prima di cominciare, dicevo, vorrei chiamare qua sul palco il presidente di Orgoglio Amaranto, Daniele Farsetti, per spiegarci e illustrarci il senso di questo cartellone di eventi. È quello là, Daniele, guarda. Va acceso, te lo accendo. Oh. Quello, eccolo qua. Vai. Pronto? Ci siamo. Allora, innanzitutto un po' mi hai bruciato il mio intervento perché anche il mio era un intervento di ringraziamenti. Andiamo a braccio stasera. Un intervento di ringraziamenti perché insomma mi pare doveroso ringraziare in primo luogo tutti i protagonisti che hanno deciso di accettare il nostro invito, insomma, e ci ha fatto un enorme piacere rivederli e ci farà un enorme piacere sentire dalla loro voce tutti quei ricordi, tutti quei particolari e tutte quelle emozioni che ci hanno fatto vivere e che spero abbiano vissuto insieme a noi in quelle splendide annate. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che, se possiamo fare queste serate in questa location molto bella, in questo teatro che, come dire, molto raccolto, molto intimo, che ben si confà anche al taglio che vogliamo dare appunto a questa serata. Quindi poi lo annuncerai l'assessore Scapecchio qui con noi, quindi dobbiamo dare un ringraziamento anche all'amministrazione comunale. E poi voglio anche in ultimo ringraziare Andrea Avato perché insomma è stato uno dei motori di questa iniziativa. Ovviamente Orgoglio Amaranto ha inteso continuare le celebrazioni di questo centenario, perché 100 anni in qualsiasi ambito, soprattutto poi in una squadra di calcio che, l'hai detto anche te, no? Arezzo, tormento ed estasi, purtroppo troppe volte siamo state nell'altalena, e avere ancora un seguito di pubblico, di passione, di tifo che ha voglia di gridare forte il nome di Arezzo anche ieri in una trasferta molto complicata come quella di Sassari, secondo me è un patrimonio da non disperdere. E serate come queste qui, secondo me, devono, e secondo noi soprattutto, devono servire anche a ricreare quel clima di vicinanza e di coscienza storica delle nostre radici, perché ovviamente senza avere coscienza di quello che siamo stati non potremo essere quello che saremo nel futuro. Quindi da questo punto di vista grazie a tutti, grazie agli intervenuti e grazie di nuovo ad Andrea. Io chiamerei anche l'assessore Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo, per un saluto. Stasera c'è anche la cena sociale dell'Arezzo Calcio. Ecco, e quindi ti faccio fare, assessore, un saluto anche a te. Grazie mille, buonasera a tutti. Sì, infatti vengo da Recutino alla cena dell'Arezzo dove ho portato un saluto e purtroppo so che mi perderò una grande serata, ma non potrò rimanere qua perché ci sono
altri eventi, altre cene, in questo caso il Panatron Club di Arezzo che organizzano anche loro la festa di Natale, e quando ci invitano non è che invitano noi stessi ma invitano l'amministrazione, quindi secondo me è giusto e doveroso essere presenti quando è richiesta, insomma, la presenza simbolica dell'amministrazione. Ma io sono convinto che chiaramente l'Arezzo Calcio è il simbolo e la bandiera della città, però anche le altre associazioni sportive sono importanti, contano anche gli altri sport, contano anche le altre associazioni calcistiche, ed è per questo che insomma è doveroso esserci quando siamo chiamati. Però ecco, due parole, proprio due, su questo evento. Io sono stato entusiasta fin dall'inizio, quando Orgoglio Amaranto mi ha proposto questa cosa, e ho sposato l'idea di farla a teatro, perché lo sport, il calcio in questo caso, può fare anche cultura. Può fare cultura, può creare quello che tra l'altro è un obiettivo del mio assessorato, il senso di appartenenza. Ce n'è già tanto ad Arezzo, perché l'abbiamo visto la scorsa stagione cosa hanno fatto i tifosi in una serie non consona alla nostra città, alla nostra squadra, dove abbiamo giocato sempre in casa. E cosa stiamo facendo anche quest'anno? La trasferta di ieri è l'ultima occasione che ci ha dimostrato come la nostra tifoseria merita questo e ben altri palcoscenici. Chiaramente questa è un'annata, diciamo, di transizione, dove tutti sappiamo le difficoltà all'esordio, al nuovo esordio in Serie C, però teniamo duro. Tra l'altro, tra una settimana esatta saremo tutti non a teatro ma allo stadio per una partita che nulla ha a che vedere con la classifica, o perlomeno ha a che vedere con la classifica, ma ha un significato particolare, e non dico altro. E appunto questo senso di appartenenza è importante, perché lega la città ai cittadini, lega la squadra alla città, crea un legame unico. E la squadra di calcio, ripeto, ho detto prima, sono tutti importanti gli sport, però è innegabile che siamo in Italia, il calcio è lo sport più praticato e più seguito, e la squadra di calcio di una città ne è veramente un simbolo, una bandiera, come noi all'Arezzo abbiamo la giostra del Saracino, i quartieri e tutte le associazioni che ruotano intorno, però la squadra della città è la squadra della città. Quindi eventi come questo davvero meritano il plauso e tutto il sostegno possibile da parte dell'amministrazione comunale. Saluto anche tanti protagonisti di quelle stagioni gloriose. Io ero un bambino, perché andavo a scuola ancora, però mi ricordo anche i cori di quell'epoca, e quindi, ripeto, mi dispiace dovervi lasciare, però ci saranno occasioni di qui a maggio per poter stare nuovamente insieme. Grazie ancora Orgoglio Amaranto e buona serata a tutti. Grazie assessore, mi sposto da quest'altra parte. Non citerò tutti coloro che non possono essere qua stasera, ma due nomi devo farli. Uno ovviamente è quello di Francesco Graziani, il presidente che rimase alla guida della società per 5 stagioni, riportando l'Arezzo dalla Serie D alla C1, dove si trovava quando venne radiata nel 1993. Graziani, che ormai è un uomo di televisione, aveva un impegno con una TV di Napoli. E poi saluto Gigi Falasconi, che è a casa, purtroppo ha avuto una brutta caduta e quindi non è nelle condizioni ideali per essere con noi. Voglio ricordare due dirigenti aretini di quel periodo che hanno dato un'impronta forte di aretinità, di imprenditorialità, di attaccamento alla causa, come Aldo Dalla Ragione, che era lo sponsor con il suo Caffè River, e Aldo Fabriciani, che è stato il dirigente accompagnatore. Saluto Ivo Francesconi, che è qua con noi stasera, che rappresenta un po' quel gruppo di dirigenti che accompagnò Graziani in questa scalata, e poi saluto anche i familiari del dottor Tommaso Regi, che sono qua questa sera. E allora, questa prima serata l'abbiamo intitolata, in maniera forse anche un po' banale, ma secondo me centrata, l'abbiamo intitolata Cosmilandia, perché quelle due promozioni hanno un comune denominatore, che è rappresentato da un allenatore che poi si è fatto amare, che è rimasto per 5 stagioni, che ha sfiorato addirittura il salto in Serie B, è un allenatore che ancora oggi ha un legame molto profondo con questa piazza, e quindi lo chiamo qua sul palco come primo ospite, mister Serse Cosmi. Ciao mister, sì. Ti do il gelato per adesso, in attesa che vengano a microfonarti, e qualcuno arriverà adesso. Ti ringrazio per essere qua stasera, ti chiedo che effetto ti fa, insomma, aver ritrovato tanti, tanti volti noti, no, tra i tuoi giocatori. Immagino che qualcuno non lo vedevi davvero da tanto tempo. Beh sì, l'effetto è sempre emozionante, perché al di là del tempo che passa, che è veramente tanto, troppo,
però è emozionante perché poi rivivi inevitabilmente quei momenti che sommati uno sopra l'altro ti fanno capire che hai vissuto, è vero, dei momenti, però un periodo lungo per il calcio, 5 anni consecutivamente nella stessa società, oggi è una cosa, non dico improponibile, però difficilmente realizzabile. Quindi averli vissuti e essere cresciuto, perché poi in realtà parlavo proprio con Federico, sono arrivato qui che avevo 37 anni, è vero che gli allenatori adesso allenano a 21 anni, tra un po', a 20 anni li mettono in nazionale, però 37 anni era veramente un'età minima per un allenatore, e io avevo già fatto 5 anni nella squadra del mio paese, quindi ero per me Arezzo era tutto in quel momento. Io mi ricordo ancora benissimo quando arrivai con la macchina per parlare proprio con la società e da Olmo, diciamo così, vidi Arezzo da sopra, no? E lì ho avuto per la prima volta la percezione di dire, cavolo, qui le cose cambiano, perché da un paese come era il mio sarei potuto venire, ancora niente era stato definito, in un contesto completamente diverso, diventare allenatore di una città. E non nego che il resto della mia carriera è stato meravigliosamente e fortunatamente condizionato da quello che ho vissuto qui, in tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, e per quello che ho ricevuto dalla gente, dai tifosi, per quanto mi ha insegnato la società in alcune cose, perché ero veramente un selvaggio del calcio quando vivevo veramente una situazione molto autoctona. Io ero proprio l'allenatore del mio paese, quindi mi trovavo in un contesto completamente diverso, e insieme a queste componenti, se io ho avuto la fortuna poi di vivere palcoscenici più importanti solo come categoria, lo devo a questo gruppo di ragazzi che stasera, ancora bene, questi ancora il fatto che uno li chiama ragazzi ti fa pensare due cose: uno, che c'è affetto nei loro confronti, uno ti fa pensare che si sta un po' rincoglionendo, quindi prendete delle due la cosa migliore, insomma. Però ecco, grazie a loro, a quello che mi hanno insegnato, perché veramente gli allenatori, soprattutto quelli non di adesso, perché poi è stupido e anche brutto, disonesto parlare, gli allenatori sono stati sempre uguali, e anch'io quando sono arrivato presto nel calcio magari quelli più esperti di me ti vedevano in una maniera diversa, quindi è stato sempre un ricambio giusto, legittimo, però io devo veramente pensare, anzi l'ho sempre pensato e sono strasicuro, che senza aver conosciuto non questi ragazzi ma queste persone non avrei mai potuto poi allenare in Serie A, perché è innegabile, a me non potevo rivendicare in passato da calciatore, però potevo rivendicare un passato da allenatore che aveva allenato uomini, e quindi non è che avevo fatto il calciatore e un minuto dopo subito l'allenatore, quindi eventualmente allenando i miei ex compagni di squadra. No, io avevo avuto un percorso importantissimo che mi ha fortificato, perché aver allenato loro per tutto quello che riuscivano a dare in campo e fuori dal campo è stata una miniera da cui attingere per il resto della mia carriera. Quindi io, sai quante volte anche in Serie A, in contesti, parlavo magari quando succedeva qualcosa, che qualcuno sbagliava, mi venivano a dire di fronte a tutti, no? E io gli dicevo, oh, ma Bifini non stop del genere non l'avrebbe mai sbagliato, magari c'era Milito, ed era vero, no, era vero, c'era Milito, questo, dice, ma che sta di questo?
E io gli dicevo, no, ma perché tu non hai conosciuto Bifini, che aveva tutti i difetti del mondo, tranne uno, sapeva giocare a calcio. E quindi... E era... No, ce l'avevi pochi dei difetti. No, scherzo, magari tutti i tuoi difetti. E quindi proprio grazie a loro, grazie a quello che... Uno per uno, insomma, io infatti c'è mia moglie che spesso mi dice, ma come fai a ricordarti tutto? Dove è Battistini? Che ti avevo detto che Breglia aveva fatto gol con Osimhena? E sono Mosconi che... Dov'è Mosco? È lì. Vedi, difficile, le cose vecchie me le ricordo, insomma, e tu appartieni a quelle cose vecchie. Capito? È inutile che... E quindi è un'emozione... Anche se con qualcuno poi ci ho avuto la possibilità di saltuariamente di rivedermi, insomma, però. E mi dispiace che ne manchino altri, perché capisco che logisticamente. No, Scicchilone che fine ha fatto? Scicchilone poi non c'è, c'era l'anno dopo. Quindi non appartiene a nessuna promozione. Non appartiene. Era nell'anno di mezzo, è stato Scicchilone. È stato nell'anno. Guarda, ti fermo perché magari c'è qualcuno. Allora, ricordo che tanto questa serata sta andando in onda in diretta sulla pagina Facebook di Orgoglio Amaranto. Lo so, mi sono dimenticato, mi arrugginisco anch'io, è invecchio. Ma magari c'è qualcuno che, anche di ragazzi più giovani, ho visto qualche tifoso, che quel campionato lo conosce perché ne ha sentito parlare. Allora vediamo questo servizio che in un minuto e mezzo fa la sintesi di quello che è successo in quella stagione, sì. 95-96. E tutto questo si stava... Dici promozione in EC2 e la prima cosa che viene in mente è Arezzo Sansepolcro, il calcio d'angolo di Mattoni, la sponda sul primo palo, il colpo di testa di Battistini. Immagini dalla tribuna e da bordo campo che non sbiadiscono anche se il tempo passa, ma i ricordi no. La curva nel frattempo è cambiata, quella vecchia stretta e lunga adesso non c'è più. Lo spirito che aveva quella squadra invece è ancora un paradigma e un termine di paragone. L'Arezzo del 95-96, preso a esempio per il carattere, la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo, è un rapporto simbiotico con la città. Quell'anno non fu solo duello con il Sansepolcro, fu anche un inizio stentato con 4 pareggi nelle prime 5 giornate e le voci sulla panchina in pericolo di Cosmi. Poi Battistini di testa firmò la vittoria sul Pontassieve e i fantasmi se ne andarono. Ci furono partite vinte all'ultimo secondo, come a Senigallia, quando segnò Semplici e poi segnò Nofri a tempo scaduto. 2-1 e avanti tutta, con grinta e fame, come diceva Mosconi, uno dei leader dello spogliatoio. Contro la nuova Iesi, l'Arezzo vinceva 2-0 e l'arbitro Aiello di Genova concesse 2 rigori, facendo infuriare Cosmi. Il primo penalty andò a segno, il secondo Mosconi lo parò e fu un episodio decisivo per il campionato. In una stagione trionfale, con appena 2 sconfitte al passivo, caratterizzate dalla competenza del presidente Graziani e del direttore sportivo Falasconi, oltre che dalla retinità verace dello sponsor Dalla Ragione e del dirigente Fabriciani, i tifosi poterono godersi gol, successi e la bella sensazione di aver ritrovato un vecchio amore. Fu il primo dopo il fallimento e anche per questo non si dimentica mai. Allora, vengo di qua perché, Serse, stasera abbiamo pensato di ritagliarti un ruolo di battitore libero, come un po' anche nella tua natura, ma ai tuoi fianchi voglio mettere 2 personaggi che in queste 2 promozioni le hanno vissute con i gradi al braccio. Allora, il primo era definito un capitano coraggioso, c'era anche un coro della curva per lui. Abbiamo visto il gol di Recanati al 90°, ne segnò un altro a Città di Castello, no, con i tifosi che poi al 2-1 di Mattoni tirarono giù la rete ed entrarono in campo. Era un allenatore. 3 reti in quel campionato. Chianciano, Città di Castello. E un'altra? Sansepolcro. Sansepolcro, vabbè, alla fine. Si giocò proprio senza rete. E comunque questo capitano è Federico Nofri. Vai accanto a Serzi, intanto ti do il gelato, poi ecco che arriva Luca, anzi Luca ti mette già, intanto prendi il gelato, vai, poi intanto ti microfona Luca. Ma mi dici, Serzi, perché scegliesti Federico come capitano di quel gruppo, che insomma di leader ne aveva diversi, di personalità forti? Viaggiavamo insieme, cioè, e poi me lo devi dire, quindi, cioè tu sei uno di quelli che ha rischiato la vita. Sì. Noi per l'Arezzo abbiamo rischiato veramente di morire, non stiamo scherzando, perché... Eravamo la famosa macchinata del primo anno che con la Opel Cadet, giusto? Opel Cadet.
mia ovviamente, perché io non c'ho una lira, loro meno di me. No, perché noi siamo passati a Ropel Cadet alla Punto Bianca. La Punto sì, Bianca, cioè. Cioè, no. Quando ci venivano passare, questi pensavano che eravamo dei terroristi, perché una volta le punte venivano utilizzate per fare terrorismo. No, aspetta, Punto Bianca, che era di mia sorella, col grifetto del Perugia, che ogni volta che venivo c'aveva un pacco di grifi, io lo toglievo per venire a Arezzo e il giorno dopo l'ho riattaccato. Quindi è andato avanti per un anno, fin quando poi non feci cambiare macchina, feci una che mi hanno preso per il culo tutti. Hai fatto quella, come si chiamava? Sì, Ciccio mi fece prendere la... Sembrava la macchina... La Mazda, era una Mazda. Sembrava la macchina della Dicos. L'MPV che era. Sì, che mi ricordo, ma... andai a Perugia a allenare con quella macchina, Materazzi mi disse subito, occhio ai giocatori, occhio, è arrivata la polizia. L'ho dovuta cambiare pochi giorni dopo. No, ma l'episodio della Opel Cadet, per chi non lo sa, mentre venivate da Perugia ad Arezzo, sì, sì, no, vi ribaltaste con la macchina. No, eravate... ma, a un certo punto mi ricordo che allora non c'era il muro. No. Non c'era, anzi, finiva... poche centinaia di metri prima, perché entravi a Fogliano e praticamente non c'era più il muro, almeno poi. E io dissi, mannaggia, ma guarda come piove, si vedeva tutto scuro, guarda come piove, hanno finito di dire come piove, perché siamo trovati dall'asciutto al bagnato, e lì abbiamo cominciato a girare così, fortunatamente non è venuto nessuno dall'altra parte, e ci siamo infilati praticamente in senso contrario su un... Da qui un una specie mezzo di alle piante, mezzo alle piante, piante proprio, quindi ho venduto il cofano a 400.000 lire. Cioè, la macchina, la macchina era Nofri, Martinetti e Marco D'Accucci. C'era Marco D'Accucci. Questo per... allora, ma un incidente brutto, che uscivano le finestrine, ti ricordi? Cioè la macchina fumava, una cosa, e questo per farvi capire, ci venne a prendere Eugenio. Eugenio col furgone. Col furgone. E ci allenammo tutti, tutti, e io ce l'ho tutti i pezzi. Un po' di tremore, ma insomma. Oggi non sarebbe successo. No, oggi no. Oggi ci volevano almeno 6 giorni per recuperare psicologicamente. Loro avrebbero chiamato subito i procuratori, che io avrebbero detto, ma no, ma sei matto, devi allenare. Invece non esistevano i procuratori. Era giorno della Madonna. No? Penso. Quindi passiamo... quindi... Eh sì. E quindi, non lo so, insomma, fu un... soprattutto con tutto il rispetto per Arezzo, fu una salvezza per noi, poi per quello che è successo dopo, anche per l'Arezzo, anche per l'Arezzo. Prima, quel momento abbiamo pensato. Ora vi chiedo di stringervi, perché l'altro capitano della promozione, che poi l'Arezzo ci ha giocato 4 anni e mezzo, no, dalla parte di là, che se lo vogliono in mezzo, Federico. Nice. E così lo mettiamo di qua. Ci ha giocato 4 anni e mezzo ad Arezzo. Aveva anche la coda a un certo punto. Nel 98 fu uno dei trascinatori di quel gruppo, e poi ha avuto una bella carriera anche grazie a Serse, e ha giocato per tanto tempo in Serie A. Con grande piacere lo accolgo qua stasera, Marco Di Loreto. Vieni, Marco. E grazie. Prego. Ora microfonano anche te, tanto ti do questo. Insomma, adesso effetto, non vedi perché ho scelto lui. Che effetto di fare? No, di Federico non me l'hai detto, quindi... Uno dei Terni e uno dei Perugia. Devo dire, no, però devo dire una cosa. Che qua, ridammi il gelato che tanto ti hanno microfonato. Adesso che parli di Marco Capitano, mi ricordo una cosa, poi mi puoi smentire, non lo so. Però lui a un certo punto non era così felice di fare il capitano. È vero? C'è stato un momento, come sì, per dire, ma io preferisco fare giocatore, diciamo, senza questa responsabilità, poi invece è rimasto comunque, quindi no. Per una sorta d'orgoglio poi non è... Beh, insomma, no, se uno applicava era già senza palle proprio dichiarato. No, non per quello. Quindi, cioè, senti, ma invece il Manofi che capitano era? Era un po' rompiscatole. Super Nofrone, un grande capitano, Federico. Grande sì, capitano, grande persona, ci ha aiutato in maniera assoluta, quindi no, è il nostro capitano, Federico. Diciamo che faceva un po' la tramite tra la squadra e il mister, perché il mister era, come dire, molto estemporaneo anche sulla comunicazione, no? Quindi ogni tanto dovevo far capire anche quelli che erano le reali... E io traducevo, perché ogni tanto, però... Devo dire che è stata un'annata bella, dove tutti abbiamo messo sicuramente qualcosa,
era un calcio, io non, il calcio è rimasto lo stesso, però c'era una partecipazione e un'appartenenza che oggi ce n'è molta poca. E quello che ha detto il mister prima, che forse qualche giocatore non si sarebbe allenato dopo l'incidente, è È sacrosanta verità, emblematico, è è sacrosanta emblematico questo. verità. Cioè, secondo me le ambizioni e le prospettive di un giocatore di allora non sono le stesse di quelli di oggi, anche perché poi faccio allenatore anche se in Serie D e quindi ho constatato con mano Qui ce che ne sono poi tanti, di allenatori, di quel no, gruppo lì, in tanti no, avete fatto appunto volevo dire che l'allenatore. poi era una squadra secondo me formata anche da persone che poi nel tempo hanno fatto gli allenatori, quindi credo che al di là di quelle che sono state le capacità del mister di creare un'appartenenza forte e di dare comunque sia sempre uno sprint dentro al campo, perché noi viviamo di quello, di energia pura. Divertimento, voglia di vincere le partite, disponibilità dentro al campo per poter portare comunque sia l'Arezzo alla vittoria del campionato e ci siamo riusciti. Lo sai perché tanti hanno fatto l'allenatore di quei gruppi? Perché erano allenati da me e quindi tutti han detto: se lui fa l'allenatore, possiamo fare tutto. Tutti hanno detto: non è possibile. Quindi ho dato anche in questo, ho iniziato un percorso, insomma, no? Hai aperto una strada. Sì, no, perché adesso è una battuta ironica, esagerata in alcuni aspetti, però è una frase che io ho sentito, per esempio, quando giocavo da tentativo di calciatore nei dilettanti, io, tutti quelli che poi ho incontrato dopo nel tempo, quando sono diventato allenatore, tutti mi dicevano: Sassu, ma io mai avrei pensato che tu potessi fare l'allenatore. E questo è, in un certo senso, è anche il mistero dell'allenatore, quindi non è il mestiere della, perché io dico sempre che l'allenatore è un mestiere completamente diverso da quello di calciatore, perché quello che ti si richiede dall'allenatore è in alcune situazioni cose completamente diverse da quello che ti si richiede da giocatore, e quindi tu magari dentro di te hai delle qualità che da giocatore non ti servono, però come mestiere di allenatore sono fondamentali, per Certo. cui queste battute io l'ho preso, qualcuno ci ho creduto anche, cioè era anche me, ma di Novellino dicevo, se tu parli, lui lo sa, quel gruppo del Perugia che andò, che c'era Novellino, c'erano 11 teorici futuri allenatori, perché Vannini, perché Frosio, perché, ma tutti potevano diventare allenatori per come erano, no? Eppure quello che ha fatto carriera più di tutti è stato Novellino, che era improponibile per loro come Come allenatore. allenatore. Questo è il mistero dell'allenatore, insomma. Allora, prima di chiamare anche i protagonisti di quelle due promozioni, ci vediamo questo filmato con le interviste che realizzammo proprio subito dopo Ah, la beh. matematica promozione. Torniamo un po' indietro nel tempo, la qualità delle immagini non è granché, ma la qualità dei sentimenti che vengono fuori invece è molto alta. Vediamo. Sono stato poco partecipe in campionato, comunque ci credevamo sì, perché abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte, nonostante tutte le vicende del Sansepolcro che hanno tolto i punti, ma sono stato anche con loro di batterli e li batteremo anche là. Grazie. Siamo più forti, l'abbiamo dimostrato, sono molto soddisfatto e quindi regaliamo al pubblico questa vittoria. Sinceramente non me l'aspettavo, perché devo dire che è stata una gioia indescrivibile vedere la gente che entra così, non era mai capitata. Io pianto, tanto, ora rido, pianto e mi diverto con tutti i miei giocatori perché sono meravigliosi. Questa la faccio dell'intervista, il grande nostro bomber di quest'anno, una dedica ai nostri fonti. Un gol, No, ecco, dedichiamo, la chiediamo. A me stessi, a tutti i tifosi. Ah! Vabbè, sono immagini carine, avevo anticipato
a tutti coloro che ho invitato, che sarebbe stata una serata leggera di aneddoti, di ricordi, perché è giusto che sia così. E allora l'abbiamo visto lì durante un'intervista, era un mancino che però fece un gran gol di destro contro il Riccione, te lo ricordi, davanti alla curva sud, grande corsa, fluidificante, capelli biondi al vento. Vorrei qua sul palco Alessandro Borghi. Prego Alessandro, lì c'è anche il microfono e insieme a te vorrei chiamare uno che era un titolare aggiunto di quel gruppo, che l'ha detto anche nell'intervista, che si è sentito poco, insomma non ha giocato spesso, ma quando giocava si faceva sentire, uno di quelli che lo spirito di gruppo lo ha cementato, ed è con grande piacere che voglio chiamare qua Attilio Pilone. C'è il tuo posto in panchina lì accanto ad Alessandro. E se giocava uno non giocava l'altro. Se no toccava mettere contromano. Se no uno andava contromano. Allora c'erano solo gli invertiti, non i piedi invertiti. Col tempo. Non ricordo la finale di Coppa. Oh, che poi quell'anno lì l'Arezzo, oltre a vincere il campionato, arrivò in semifinale di Coppa e poi ha perso Alcamo. Con l'Alcamo, tra l'altro la partita di Alcamo che insomma rimarrà nella storia con quel campo. Con la sirena. Cenzo Fascella, insomma, grandi cose. Alessandro, insomma, che effetto ti fa essere qua stasera? E poi loro li ho preparati bene, quindi devono tirarti fuori anche a tutti e due qualche aneddoto divertente. Qualche annetto è passato sinceramente, ma non tanti, dai. Però insomma io, per me è un'emozione immensa, intanto vi ringrazio immensamente, già rivedere i miei compagni è stata un'emozione grandissima, anzi non pensavo che partecipassero così tutta la squadra, quasi tolto due o tre persone, però insomma è un'emozione grandissima. Ma io ero il Motorola della situazione, perché ero sempre al telefonino. Il mio soprannome era Motorola, perché ero sempre col telefono. Che poi erano i primi telefonini quelli, 95-96, cabine telefoniche. Però diciamo la presa in giro mia era sempre il telefonino. Poi altre aneddoti, no, vabbè, ci sarebbero tanti, però in particolare... Quelli no, che si possono raccontare. Non mi ricordo, sinceramente, le cose più intime, le cose più... ce ne sono tantissime. Io mi ricordo solo quelle intime. Marco, tu intervieni quando vuoi, anche Federico. Era un appartamento con Marco, con Bifini, con Bruni. E con Lauro, quindi che vorrei ricordare. Ma eri in casa con loro. Tutti cinque. Quella era una casa che insomma. Quei muri io, potessero parlare. Io se dovessi ricordare una persona, mi ricorderei soprattutto di lui, perché avrei voluto parlarci milioni di volte successivamente a questa bellissima annata qui, perché poi io sono andato via l'anno dopo e sinceramente sarei rimasto volentieri. Però probabilmente i limiti erano i miei, erano limiti che ero. Forse ero un po' bimbo all'epoca, avevo bisogno di maturare, però Mingo è quello che diciamo avrei voluto risentire. Marco, avete visto, mi sembrava ieri. L'emozione grande di Bifini, anche lui ci sono cresciuto. Sei cresciuto insieme poi alla Fiorentina, no? Sia la Fiorentina, sia lui, Bruni, sia la Fiorentina che Querezzo, però te mi dici di aneddoti, ma... potrei dire milioni, però allo stesso tempo non li posso dire, perché sono tutte cose abbastanza è vero che... private, cioè non sono cose, sono cose andate, cioè, in prescrizione, che riguardano più noi che no, la squadra. Sembra che invece che adesso siamo stati a Ibiza. Sì. 5 anni e meno, me la ricordo. Ma, se ne parlava prima. Se si pensa che il giorno più duro della settimana noi ci si divertiva a fare calcio tennis, che però col senno di poi pure lì io tornerei, cioè cambierei il modo di allenare, quello che è stato da quando eravamo ragazzi nel settore giovanile fino anche alla prima squadra, perché io quando vedo che lo scatto più lungo di 100 metri gli fanno fare i 1000, 2000, 3000, io cosa servono sinceramente non lo so. Secondo me bisognerebbe preparare i giovani, ognuno
in base alle caratteristiche che ha, fisiche e tecniche, perché ogni giocatore dovrebbe avere un allenamento diverso, solamente che si va in campo, dura un anno, non è che dura 10 anni, non è che si può stare a guardare tutti, però secondo me ogni giocatore ha le sue esigenze. E volevo tornare che l'allenarsi anche come calcio tennis si è fatto con molta concentrazione e fatto con quello che ci insegnava comunque lui, è un ottimo allenamento. Guarda, faccio parlare a te. No, anche perché dopo spesso e volentieri dovevamo andare a sbattere le ginocchia al presidente in sede, perché I premi partita? No, premi partita. Giocavamo 5.000 lire e voi presidente. Il problema era la riscossione, perché noi chiaramente non è che vincevano loro perché erano troppo forti. Noi non si poteva andare dai nostri compagni a chiedere 50.000 lire, 60.000. Però il mister i capellini li vola sempre. I capellini da te ce l'ha tutti, c'è tutta la miriade dell'arcobaleno. Poi il secondo anno, quello di mezzo, però Scipione con Ciccio non sapevamo più, i cappellini eravamo pieni, diceva che facciamo, e Ciccio dai, ci giochiamo le casse degli aranci, e quindi visto che Scipione, quindi finito l'allenamento arrivava Scipione con due casse d'arancio fisse, perché vinceva sempre, portate dalla Sicilia magari, no, le comprava lì, quindi io cappellini aranci, cappellini pieno. Anche se gli arbitraggi qualche volta gli arbitraggi del calcio tennis sì, incontestabili assolutamente. Tu sei capitano, anche oggi fai il capitano che da sempre ragione l'allenatore. No, appunto erano incontestabili che diceva il mister, appunto era alla fede, questo per riallacciarmi, perché è giusto che racconti anche un pochino, perché io con voi poi vabbè ci siamo rivisti, però la mia carriera posso considerare che è iniziata da Arezzo, no? Però quando poi sono andato ad allenare in altri posti, il riferimento, ma anche fino a poco tempo fa, erano sempre il periodo dell'Arezzo. E uno dei motivi, quando mi dicevano, arrivavano le società, erano quelli scienziati, che arrivavano e ti dicevano, no, mister, però noi vorremmo che lei arrivi prima. Vieni da me. Noi quando era Arezzo, mangiavamo caramundula che trovava sempre... Mundula, non sono riuscito a rintracciarlo. A Mundula, che ne so, sarà su qualche, sarà a Fort Knox. Può essere dappertutto Mundula. Ma Mundula c'aveva, Luca, di la verità, Mundula, questo per dirvi, le squadre di calcio erano tutte organizzate dentro il campo e fuori dal campo. Mundula era uno che non c'aveva la patente e quindi girava col motorino. E si vestiva, la mattina lui si vestiva già con la divisa d'Arezzo, d'allenamento, quindi c'aveva pantaloncini tutto sotto dell'Arezzo, magliettina di lana, arrivava allo stadio, toglieva il giubbotto, era già pronto per allenarsi. Quindi erano, già questo aveva di far capire che, per chi non l'ha conosciuto, che tipo era. Grande Stefano, lo troveremo prima o poi. Sono partito, mi ricordo che volevo raccontare. Attilio, tu prendi il microfono, perché se lo lasci ad Alessandro no, non parli più stasera. Io ricordo quell'anno, insomma, l'ho vissuto un po' marginalmente perché ero anche militare, però... Pure. Sì. ci siamo rivisti prima, insomma... Quant'è che non li vedevi questi compagni? Molti, 96? 96, molti, qualcuno l'ho rivisto... Bello, comunque questa cosa mi piace, vorrei anche un applauso per questa cosa, perché guarda, di avervi messo qua per i tifosi, per la città, è una cosa ci bella. Ci siamo abbracciati come se fosse stato ieri. Come il rientro del martedì. Bravo Marco, come se dovessimo fare l'allenamento ecco oggi. Ecco, hai ritornato a venire, ogni tanto c'ho i sprazzi. Vai. No, di Mundula era quello, dicevo, le squadre erano organizzate nei singoli anche fuori dal campo, quindi ognuno, se c'era da fare una cena c'era chi... Mundula era l'addetto di trovare i ristoranti, ovviamente era 5.000 lire, come si chiamava quella vicino a Polcitrone, eh? La Maria è andata per tantissimo, la Maria, Tagliatella, Ravuna, cos'è? 5.000 lire, lui trovava. Dopo a un certo punto, dopo 2 mesi, arriva Mundula, ragazzi, ne ho trovato un altro, a 4.500. E via, andavamo su sti posti. Allora, lui era, cioè questo per farvi capire che nessuno obiettava, quello era il suo compito,
e io l'allenatore, ma lo staff, tutti quelli giocatori, andavamo tranquillamente a pranzo dove lui ci diceva, e quando lui cambiava ristorante bisognava cambiarlo, non c'erano questo per farmi capire che clima si respirava. Dopo andare in campo, fare delle cose, chiedere per un allenatore delle cose è di una semplicità più facile, incredibile, certo. Quando tu crei quello che eravamo tutti insieme, ripeto, tutti insieme, perché poi dentro c'era la società, i tifosi, c'erano tutti dentro questo, questa alchimia. Era un bel clima. Allora, voglio Stefano Farzetti, credo per orgoglio amaranto, debba consegnare le due cartoline in ricordo della serata ad Attilio Piloni e ad Alessandro Borghi. Sono cartoline con un annullo filatelico speciale per il centenario dell'Arezzo. Poi ci sono anche per voi, ovviamente. Grazie ad Alessandro, grazie ad Attilio. Grazie Attilio, hai parlato poco, ma Alessandro è un oratore, è un oratore. Motorola. Allora adesso Motorola. Abbiamo chiamato questa coppia di giocatori che vengono su, lotta dura senza paura, perché poi erano due giocatori che erano considerati un po' una sorta di gemelli tecnicamente, anche noi giornalisti a volte ce li sbagliavamo. Voi giornalisti? Noi giornalisti. No, guarda me. No, voi giornalisti. Uno sprizzava energia da tutti i pori, era un po' un jolly, io ricordo, poteva essere utilizzato in più ruoli e sono contento che sia qua stasera, perché poi magari ce lo dirà lui. Graziano Bellachioma, vieni Graziano. Con questo cosa fa Graziano Mani? Chi è? Mettiti qua a sedere, microfono per te. Poi era l'uomo dei gol pesanti, perché ne segnava insomma abbastanza, e anche gol che avevano un grande valore per il risultato. Era un uomo ovunque, era uno che mangiava il campo. Gianluca Fabiani. Voglio fare quota. Chi parla? Parla tu, ormai c'hai il microfono. Loro erano... Allora nel calcio esistevano i fuori quota, forse anche adesso, e loro anche adesso, era purtroppo. Il gruppo dei 75-76, 76-77, scusa. C'era anche Marchese. No, per dire, la Ternana come fuori quota c'aveva Grandoni e Ricchiuti, tanto per farvi capire, un 78 e un 76, vabbè. E noi c'avevamo Luca Nittu, che era Fabiani. E Marchesi. No, Marchesi e Caccucci. Marchesi. È vero. Vabbè, Borghi, vabbè, però era già... voi venivate proprio dalla campagna. Lo ricordi quando si è presentato quel ragazzo? Ruspanti. Giovane l'anno dopo, Ritiro, che aveva la macchia qui, era tutto come fatto? Che tre mesi prima lui l'ha impartito. I 9 pizzichi. Chi? Fabiani l'aveva... Sì, perché il suo marchio di fabbrica era questo, girava e... L'attacco... Ma con la mano? Era una cosa come fatto. Ma è vero, ma Gianluca o Graziano? Non ho capito. No, Gianluca era già cattivo da ragazzetto. C'è un fallo che secondo me, una tipologia di fallo, che lui doveva prendere il copyright, perché non nessuno... C'è la stretta del lombetto, quando lo stringeva lo girava, per cui voi immaginate che non ti facevo, io ti facevo giocatore comunque di... Prova Andrea, senti. No, ora proviamo, magari no, ancora ce l'ha la forza. Poi, adesso voglio dire, c'ha le pinze sulle mani, cioè. Grazie. Perché se sono tutti sorpresi dell'entrata di Lukaku, adesso dico, ma voi con Fabiani ci avete mai giocato? Ti devi difendere. Confermare. No, perché poi ancora ne fa, perché va a fare i tornei quelli lì, ancora mi dico. Ancora che... giochi, Gianluca. Allora ti racconto questo, giocammo contro Federico l'ultimo anno di Serie D 2001. Lui allenava. C'era anche l'Arezzo nel girone. Sì. E due anni prima c'era un ragazzo, De Luca, che avevamo giocato contro. Lui entra un quarto d'ora dalla fine, questo ragazzo due anni prima mi aveva sputato. Tu giocavi dove? Io a Narni. A Narni. E lui a Castelricone. Sì. Lo rincontro dopo due anni. Lo sputo non c'ha prescrizione. A un certo punto entra questo Federico, allenatore,
gli dice 4-3-1-2, tu ti metti mezza punta. E io giocavo davanti alla difesa, quindi eccolo, hai pensato, te l'ho servito su un piatto d'argento, te l'ho messo lì, tu vincevamo, ma tu lo sapevi e gliel'hai messo lì, lo sapevo, se no ce lo mette. Vincevamo 3-1 o 3-2, mi sembra. Appena entrato gli ho detto, ti ricordi che hai fatto? Gira lontano. A un certo punto questo girava lontano e Federico gli diceva, trequartista! Gli dicevo, gioca lontano. A fine partita si incazzava lui, si è incazzato con lui, dice, ma perché non dai trequartista? Usa lui, usa. Grande! Io questa, venivo da una scuola, a me... La scuola Mosconi mi ha insegnato, perché... Tu sei un po' il figlioccio di Andrea. Sì, nasce tutto da Andrea, perché io a 16 anni mi hanno buttato dentro in Serie D a Rieti e entravo, io ero piccolino e Andrea mi diceva tu mena, fa quello che poi ci sto io. E quindi sei cresciuto... Ho iniziato sto percorso così. Era il suo uomo. È stato bullizzato. Sì. Bella, bella sta cosa. Graziano. Sapeva giocare anche a calcio, Sì, no, perché sei stato un giocatore forte. Sì. Fatto meno, era quello che potevi fare. Sì, poi facevi qualche gol, nel senso, l'abbiamo rivisti. Uno, quello di che Bifo a Recanati te l'ha messa proprio. Quello facile. Lui aveva una grande personalità per l'età. Cioè faceva le cose da grande, sia a livello fisico, perché sai, uno è bambino, difficile, prova a fare le cose. Invece lui già faceva le cose, Era tatticamente molto intelligente. È vero. Molto intelligente. È vero. E Graziano com'era? Sai quanti più dementi di lui ho incontrato? Ma non interregionale, C2, sì. C1, via. Senti, e Graziano com'era invece? Graziano era soprannominato quattro ruote motrici. Rasittu, me lo ricordo. Cioè, me lo ricordo bene. Rasittu. No, era lì. Chi può raccontare tutte le belle che ho, ma dopo è Mattoni. Dopo arriva. Mattoni c'ha degli aneddoti meravigliosi. Dicelo uno, Graziano. Mi impressionai quando facemmo il primo ritiro ad Anghiari, no? Ad Anghiari. Allora purtroppo noi eravamo indietro, quindi facevamo le corse, le ripetute in salita, no? E adesso se le proponi... Ti chiama Amnesty International, cioè proprio ti denunciano, però purtroppo facevano le corse. Lui era una cosa, ti ricordi, una cosa impressionante, cioè, mentre tutti gli altri spingevano in salita, lui era, visti i cinghiali, li avete visti, ma quando salgono che appoggia, era, c'era una fisicità. Sì, grande, sì. Grande. Che ricordi hai? Eravamo giovani. Che ricordi hai di quell'annata? Tanti, come diceva Borghi, tanti non si possono raccontare perché le scommesse che... Soprattutto i tuoi. Le scommesse che si faceva qualcuna, non si può raccontare. E cosa scommettevate? Dai. Posso raccontare una bella? Una carina, dai. Chissà se magari ci sta quello di casa. No, speriamo di no. Mi ha dato il sasso. Magari gli ripago il vetro, ma no. Che non c'è denuncia. Vabbè, vogliamo scommettere che io tiro il sasso e chiappo quella casa lassù. Era lontana, specifica. Era lontana. Dall'antistadio stavamo lì davanti ai campini d'allenamento. Dalla parte dell'antistadio, quello dietro dove andavamo a fare i soliti allenamenti e calcio tennis. E stavamo dalla parte di qua. Beh, il campo era esposto, l'ha messo in modo. Quindi stavamo di qua. Tutta la parte di qua del centrocampo, quindi c'era tutto il mezzocampo, la strada, poi c'era tutta la collinetta e sta casa. No, dai, è possibile. Ispirava quella casa. Io che vogliamo scommettere che io ci arrivo? Insomma, prendo sto sasso, a me piacevano quei sassi schiacciati, belli. Non ci starà adesso quello di casa. No, non lo so, ma penso di no. L'avrà venduta, dai. Vabbè, prendo sto sasso. Là, al primo colpo proprio. No, primo. Prendo sto sasso. Spaccato. Dice, andiamo, tutti a ridere. Chi può pensare che di casa quello... Cioè, non può mai pensare che è stato uno del giocampo, non è possibile che andava a pallone. Ci voleva la fionda. La fionda,
E ecco, dopo il mister magari lanciava, vogliamo scommettere che tu non ce la fai, se io tiro il pallone alto, tu non ce la fai a scavalcare la rete, cioè, se tu ce la fai a scavalcare la rete prima che rimbalza, dico dai forza, tirava sto pallone, io scavalcavo la rete e palla. Fate tutti i colori. Grande Rasitto, bella, grande Rasitto. Però bello. Bei ricordi. Dio mio, ragazzi. Poi come facevi a non papà Mattoni, poi. Quello è stato un gruppo. Mattoni. Le risate, Mattoni che faceva? Le risate aveva fatto. No, forte, no. Forte Mattoni. Me Marchesi dentro casa. Tu e Marchesi eravate? Io Marchesi e Mattoni? Insomma, un bel terzetto. Mattoni li sticava, capito? E Mattoni lanciava il sasso e nascondeva la mano per rimanere in tema. Io avevo 17 anni, io 18 l'ho compiuto di là. Sì, bello. Allora, questo è uno di quei casi, delle cose che stiamo raccontando, che veramente, vabbè, a quei tempi i soldi ci facevano comodo a tutti, anche adesso, però insomma anche prima. Però a ripensarci uno veramente avrebbe dovuto vivere questa esperienza pagando, perché raccontiamo delle cose che hanno un valore talmente, cioè tutte le risate, cioè l'allenamento è questo che io cerco, ormai ci rinuncio, insomma, di far capire che se uno non si diverte all'allenamento, io sento sempre di no, l'allenamento bisogna faticare, perché se non fatichi in allenamento poi la domenica no, conta di no. Devi faticare in allenamento perché la domenica ti diverti. Ma sto cazzo. Io ho visto gente faticare durante la settimana, arriva la domenica proprio. Morti. E guardavano, ma chi si diverte? Era invece il contrario, che tu devi faticare divertendoti, che è la qualità più difficile da proporre. Sì. Perché c'è una maniera di faticare, cioè non una esclude l'altra. Non è che se tu fatichi necessariamente non ti diverti, o viceversa ti diverti, no. Gli allenatori, non per prendermi dei meriti, però gli allenatori ci stanno per questo, per creare delle suggestioni, per creare delle situazioni in maniera tale che i calciatori poi ripropongano in campo quello che tu fai in settimana. Ma non io sono andato a Udine per dire uguale, il primo giorno che sono arrivato invece che la divisa mi volevano da un camice, dico ma com'è? E devi venire di qui, e devi venire di qua. Cioè io ero abituato ovviamente all'allenata a Perugia, in Genova, sicuramente erano contesti diversi, però sbagliavi una partita, magari no, devi lavorare di più. Nevicava, non tocca lavorare di più. Qualsiasi cosa succedeva risolvevi attraverso il lavoro, no? Che è la cosa più semplice, no? Che ci vuole. Invece non ottieni i risultati, quanto stai in campo? 2 ore? No, ci stai 4. Tutti ci starebbero 6 ore al giorno e vincerebbero tutte le partite, no? Allora questo ho divagato per far capire, voi l'avete capito, perché poi facendo gli allenatori e vivendo il calcio, avendo come me vissuto questa esperienza, capite quanto è più importante creare prima i presupposti per poter andare a giocare le partite. Dopo non li crei più, dopo giochi coi fenomeni, e allora se c'hai i fenomeni puoi anche permettere, ma se c'hai giocatori bravi e normali, le partite la maniera di vivere il calcio è diversa. Io quando allenavo voi, cioè non vi vedevo neanche scendere dalle macchine, perché era già tutto un chi schizzava di là, adesso... Posso testimoniare, mister, che anche nei 4 anni di Perugia è stata la stessa cosa? Sì, più o meno l'opera era diversa al contesto, ma adesso... Cioè tu vedi arrivare i giocatori, arrivo. Tanto c'è il microfono, Sesto. Dov'è? Ce l'hai, sei legato. Arrivo. Io delle volte mi mettevo lì e dicevo, ma che è successo? Oh, niente, stai male, che c'è? No, ma la verità, ma dov'è Leonardo? Leo, scusa, non te vedo. Dico le cazzate oppure... E ora arriva, ora arriva Leo. No, adesso, io parlo adesso, grazie a Dio, insomma, fino a un anno fa ho allenato, quindi... E dice, ma che è successo? No, ma perché, che ce l'ho fatto? Ma niente, ne ho fatto niente, ma si può andare? Allora io ho detto, tu sai che devi fare? Tu devi scendere dalla macchina. Ah,
chiudi lo sportello, intanto fa il nome del padre, anche se non credi, perché intanto giochi a pallone, poi arrivi dentro lo spogliatoio e fai tanto il nome del padre per te, poi fai l'allenamento e torni e devi fare quello solo, perché già non lo sai tu, e tu invece arrivi che mi vuoi far capire, che mi vuoi far capire, che sei stanco, che sei uggiato, che sei... Cioè è questo il dramma, perché è un dramma vero, del calcio di adesso, di tante espressioni del calcio adesso, che i giocatori non si divertono, non si divertono, e se tu non ti diverti non giochi a pallone, perché è un gioco, è un gioco. Anche a calcio Barilla, se tu non ti diverti non giochi, figuriamoci a pallone che certo, quindi adesso sono tutte le pressioni, c'hanno tutte le pressioni. Io ce l'ho, pia pasticca, la pressione, ma io non ho mai sentito la pressione. Cartoline per Graziano e per Gianluca, chi viene a portare le cartoline, vediamo un po'. Torna Stefano, dai, vieni Stefano. Cartolina anche per Graziano. Allora, tanto che prendi, almeno prendiamo da. E per Gianluca. Grazie ragazzi. Un applauso per tutti e due. La 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 la. Dato che chiami gli altri, no? Sì. Volevo dire le cose che dico in relazione a quello che penso adesso sul calcio, su alcune cose. Non è per demonizzare, io lo so che il calcio è cambiato perché siamo cambiati noi, purtroppo. Abbiamo i figli grandi che sono cresciuti, tutti, anche voi che siete giocatori cominciate ad avere i figli, quindi la vita è cambiata, tutto è stato trasformato. Però una cosa non potranno mai, nemmeno possono chiamare tutti i fondi del mondo a tenere società di calcio. Se tu togli quell'aspetto al calcio e quindi di conseguenza ai calciatori, cioè il calcio non si può giocare, il calcio non si può giocare, tu vedi un'espressione del calcio, perché la vedi tutti i giorni, vediamo le partite, ma non è il calcio in cui ci riconosciamo, ma lo sapete qual è il motivo per me? Perché noi abbiamo vissuto con l'altro calcio, per questo non ci riconosciamo, ma non è un fatto nostalgico di dire vabbè, si è superato, no, no. Calcio è quello, e quello, non c'è un altro calcio che possono proporti. Quindi io mi sento un privilegiato di aver allenato i giocatori normali, anzi al di sopra della media sotto l'aspetto umano, hai capito? E quindi di conseguenza, io non, se uno deve uscire da questo calcio, non esce con rabbia, con disperazione, esci perché capisci che molto probabilmente finché il calcio non si riappropria di certe cose non può esistere. Quindi pensa che fortuna che ci ho avuto io e che ci avete avuto voi, perché andate a vedere le partite anche nelle categorie di cui parliamo, questo della Serie D, andiamo a vedere le partite senza pensare poi a livelli più alti, cioè una tristezza, guardate la gente, quello è il dato che più salta agli occhi. Cioè io a lui dicevo, ma Fede, ma noi non ci rendevamo conto neanche che giocavamo con tutto quel pubblico, ci sembrava non normale, però è vero, cioè adesso vedi tutte 1000 persone a Ponte assieme, 1200 persone là, 2000 persone, per sposta 50 persone, 100 persone, 200 persone, cioè devi fare, questo che significa? Di chi è la colpa? Quindi ci abbiamo avuto un bel culo, sì. Voglio sentire. Questa è la coppia Grinta e Fame adesso, c'ho anche un po' di emozione, insomma, a chiamarli su, che poi sono due allenatori. Uno abbiamo visto parlare anche in rigore con la nuova Iesi in una partita decisiva, spartiacque quella, perché poi lanciò la squadra verso la volata finale, era l'uomo spogliatoio, era il padrino, abbiamo scoperto, anzi lo sapevamo, di Gianluca Fabiani. Grande carisma per Andrea Mosconi, vieni Andrea. Buonasera. E poi
era un giocatore di grande personalità lì in mezzo alla difesa, uno che ha segnato anche gol pesanti, che poi ha fatto una bella carriera da allenatore, che è arrivato fino in Serie A. Poi ad Arezzo è tornato anche per allenare la squadra, un'esperienza che forse è stata un pochino più tribolata rispetto a quella da, da giocatore. Sono contento che sia qua stasera Leonardo Semplici. Beh, qua i due c'eravamo noi, una bella panchina, devo dire. No, le panchine giocavano. Sì, adesso, no, adesso. La pasticca, la pasticca della pressione la prendo anch'io. Da qualche... Beh, quello ormai è certificato l'allenatore. Quindi quando arrivi in Serie si pia la pasticca. Allora, c'è chi perde i capelli l'allenatore, c'è chi gli diventano bianchi e chi pia la pasticca della pressione. Io sono riuscito tutte e tre. Allora, Mosco. Le immagini le avevi riviste, no? Sì. Qualche compagno l'avevi rivisto. A memoria sappiamo quelle immagini. Però posso dire una cosa, appena è arrivato Mosconi, era lì al guardaroba, ha visto che stava parlando con Bifini. E dico, ma litigano? No, stanno scherzando. E invece no, hai litigato con Bifo, Certo. Perché era una fighetta prima e una fighetta adesso allenatore. Va, Bifo, dopo tocca a te, eh. Che ti ha fatto? Vabbè, Alessio Bifini. È impossibile litigare. Però ti ho visto, eri un po'. Avevi il tono della voce. No. Viene su anche Alessio, sì. Sì, dopo tocca a lui. Tu. Dopo devo raccontare un aneddoto. Su Bifini, esclusivo su quello che ci è capitato a me. Lui neanche se ricorda, però io ce l'ho proprio datato. Sì, tutti su Bifini gli aneddoti sono. Ma quell'anno giocò tutto il campionato le mie scarpe, perché dopo la prima partita gli prestai le scarpe, che lui non aveva le scarpe, giocò bene, non so se fece anche gol, e da lì giocò sempre con le mie scarpe. Cioè, la notizia è che avete lo stesso numero di piede, Leo, che tu sei più alto di Alessio. Diciamo che il piede del giocatore, poi non... No, poi Bifo una volta mise le scarpe gialle a C2, a San Donato. A San Donato di Piave, sì, lo ricordo. Pioveva una cosa impossibile, si vedevano ste due banane gialle. 0-0. Lui nero sulla faccia, ste due banane. A fine partita mi ricordo, sempre, Bifo, ti dico solo una cosa, con questi c'è rigiochi solo se c'è mezzo metro d'acqua, non le voglio mai più vedere. C'erano improponibili. Lui contento. Ascolta, ma... Con te. Ma di Bifini parliamo dopo, ma voglio dire, qui sono, erano due capitani loro, cioè per personalità, per carisma, per esperienza, dentro lo spogliatoio, insomma con Federico... 67, Federico è più 70, giovane 70. Di noi, sì. Però sì. Era troppo uniti eravamo, era lui il capitano, però eravamo quei 3-4 capitani che da soli, cioè capito, quello che diceva il mister, noi eravamo il cuore e gli occhi del mister, proprio... Il mister all'epoca, quello con lo sguardo, ti esprimeva tutto, ma lui, a parte le parole che ha detto stasera, ma io in cuor mio l'ho sempre saputo che lui, se è arrivato in Serie A, era anche merito nostro, ma me l'ha sempre trasmesso quando giocavamo, quando è, perché era questo. Cioè poi se tu sei, se riesci a capire, se riesci a leggere la persona, gli dai tutto, perché e poi parlano dopo i risultati, quello che ha fatto in campo, soltanto che il calcio nostro... E fai fatica a trovarlo e a proporlo adesso, perché noi prima era tutto cuore, cioè io quando sono venuto ad Arezzo ho firmato in bianco, quando mi ha telefonato l'Arezzo ho firmato in bianco, ma perché? Perché la voglia di rappresentare una città, il pubblico, lavorare per vincere un campionato per me era un sogno, e quello che cercavo di portare dentro lo spogliatoio era questo sogno, e poi l'abbiamo riuscito a trasmettere e si sono visti i risultati, però quello... io mi porto dietro ancora gli insegnamenti del mister, io mi ricordo Anghiari, lui fece il primo cartellone, prima si diventa gruppo, poi squadra e poi si diventa vincenti. Io dopo 30 anni ancora nel spogliatoio scrivo queste cose qua. E tu sei un allenatore, Senti Andrea, hai un rapporto molto stretto con Leo, Sì, siamo rimasti sempre in contatto. È rimasto negli anni. Come mai? C'è feeling tra di voi? Stima.
C'è stimo. Ma allora, intanto grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere essere qua, perché ritrovare tante persone da tanti anni non vedevo, mi ha fatto enorme piacere. Chi ti ha fatto più impressione, Leo, rivedere stasera? No, nessuno in particolare. Ce n'è uno che ti ha colpito? No. Sì, a te un po', te sei più invecchiato di altri. No, io prima, sono prima parlavi con la tua immagine dietro. Cioè, sì, era un po' era la cosa, alienante. Sì, sì. Alienante, alienante. Mannaggia, ragazzi. Guarda, no, un compagno, dai, che ti ha fatto effetto rivedere, che no, l'hai trovato... in particolare no, mi ha fatto piacere vedere tutti. Perché una cosa importante, secondo me l'ha detta Serse, a parte il gruppo calciatori, quello era un gruppo di uomini veri, di ragazzi che arrivavano ognuno da situazioni diverse a quella che era la piazza di Arezzo, e avevano una gran voglia di mettersi in discussione, di seguire le indicazioni del mister e di riuscire a riportare l'Arezzo, come poi successe, in una categoria che lì non poteva di più. E questa unità, non solo tecnico-tattica, ma soprattutto di ragazze si volevano bene, e stasera è la testimonianza, e tanti noi sono qua perché il ricordo è rimasto intatto, e questa è la cosa più bella. Quindi, evidentemente, dalla stima che con Andrea, ma ce l'ho con tutti, con Fede, con Dilo, insomma, con tutti gli atti che ci sono, perché ho avuto il piacere di condividere una cosa che... straordinaria in quel momento e bellissima, quindi essere qua mi fa molto piacere. Belle parole, Leo, ti ringrazio, e se è piacere ovviamente è tutto nostro. Quel gruppo eravamo in 6-7 l'anno prima che eravamo retrocessi. Corrieti. Corrieti, no, frigo, no. Io col Gubbio no, ma insomma. Un'annata tribolata. Eravamo, perciò avevamo un valore ancora più forte rispetto a quell'altro. No, ma fai bene a sottolinearlo, perché... questo gruppo, perché parliamo di noi, ma bisogna parlare della società. La società decide dopo 2 anni o 3 anni di Serie D, con magari giocatori più affermati, quindi di conseguenza soldi spesi, però senza ottenere dei risultati. Non dimentichiamoci che la Ponte Vecchio che allenavo io arrivò 9 punti o 11 punti davanti a quell'Arezzo. L'anno prima di arrivare io. E quindi questo sta, cioè proprio Graziani insieme ai dirigenti disse: da oggi si cambia registro, andiamo su un allenatore, e lo so solo io quanto è stata sofferta, non per me, per la decisione di portarmi ad Arezzo, e sofferta nel senso che c'erano 1000 dubbi, voglio dire, perché comunque tu voglia dire sì, vuoi cambio tutto, prendo un allenatore giovane, però sei sempre Arezzo. Alla fine poi, quando devi decidere, sì, però magari è meglio metterci uno, e invece fortunatamente, insomma, sono stato scelto io, però un cambio di politica della società, quindi non guardava più al giocatore o alla classifica dell'anno prima. Forse, sì, forse l'unico giocatore che aveva fatto bene fu Breia, che veniva dal Nereto, che aveva fatto tanto gol. E poi per assurdo è stato uno di quelli che ha giocato meno. Quindi, cioè, volevano proprio creare un gruppo di gente tosta, che avesse proprio come Arezzo il punto di partenza. Cioè, dice: da oggi o finiamo qui o iniziamo qui le nostre carriere. E lì è stata veramente la scelta geniale di una società, insomma. Noi siamo stati, è giusto riconoscere, i figli di quella scelta, insomma. Eh sì, assolutamente, sì. Assolutamente sì. Fede, ma un aneddoto tiralo fuori tu, dai, su Leo, su Mosco. Ma vabbè, ce ne sono tanti. A livello calcistico credo che... Adesso guardavo le immagini, le vedevo, e eravamo forti sui piazzati, facevamo un sacco di gol. Cioè, che oggi il calcio spesso... Perché sui piazzati ci muovi le partite e ce le... Perché? Ma sai perché? Perché c'era chi calciava bene. Sì, ma adesso guardavo Maurizio e muoveva la palla con la suola, no? Perché voglio dire, una volta chi muove, cioè pochi giocatori muovono una palla con la suola, perché in gesto tecnico è molto sopraffine, no? Quindi Maurizio era l'unico giocatore che oggi alleno anch'io, quindi lo dico spesso: dovete tirare con l'interno piede. Lui tirava solo con l'interno piede, giusto Mauri? Adesso ha fatto un gol lì, ma col gol manciava la forza, quindi lui, però lui tirava, cioè tirava le punizioni basse.
cioè sempre, cioè, a superare la barriera, però che cadevano basse, non sull'incrocio, lui mirava sempre l'angolino. Cioè, per dire, secondo me c'erano dei giocatori che avevano delle attitudini e dei pensieri molto diversi rispetto a quelle che erano le attitudini delle altre squadre. E poi, ritornando al discorso del gruppo squadra, io non mi ricordo il litigio, cioè... noi non abbiamo mai litigato, era impossibile litigare. Avete litigato dopo? Sì, vabbè, ma dopo si può litigare. Con Francesco ogni tanto ci siamo presi, però voglio dire, perché poi ci sono anche delle personalità forti. Ora tocca a lui, ora glielo chiedo. Ci sono, quando tu vuoi vincere, è normale che c'è una competizione, e nella competizione spesso c'è anche il litigio. Io non litigavo mai. No, tu no, mister, no. col mondo intero dentro la partita, però voglio dire, quindi... Io una volta sono riuscito a litigare con Lippi due volte, prima e dopo la partita. Cioè, che di solito hai visto, in Serie A, era arrivato allora in Serie A. No? Senti, con Leo vi siete incrociati, Serse, adesso con Leo avete giocato contro? Sì, con la Spal. Finì quella partita? 0-0, una partita bruttissima. Se avete messi d'accordo. Partita bruttissima, ha detto. Mi ricordo le sue parole, al ritorno non mi ritrovi, in effetti è andato così. Infatti gioco. Ma perché? Perché era una situazione dopo l'anno straordinario che abbiamo fatto, abbiamo perso, mi sembra, la finale playoff. No, ma lì è la classica situazione dove tu, il primo allenamento dell'anno dopo, il primo già dice ho fatto una cazzata. Voi guardate il Sudtirol per dire quest'anno. Quando tu fai tanto di più rispetto a quello che ti hai richiesto. Le aspettative, chiaro. Non devi andare via non per vigliaccheria, perché è nella logica, tanto gli stessi giocatori non sono più quelli, eppure ce n'avevo tanti dell'anno prima, e quindi sì, ti vede con occhio diverso, pretende cose diverse, tutto quello che non mi è mai capitato a Arezzo, forse perché ogni anno si cambiavano gruppi, ho cambiato anche i dirigenti. Però Arezzo non ho avvertito mai la sensazione, anche dopo aver fatto bene, io vi dico proprio, vi giuro, non ho mai pensato, io se non fosse capitato l'ultimo anno ovviamente di avere l'opportunità di andare in Serie A Perugia, ma cioè io sarei rimasto ad Arezzo a vita, perché non è che pensavo, dicevo sì, forse ho fatto il mio tempo, non lo vedevo mai come l'ultimo anno, mai. Questo perché stavo bene, al di là, insomma, stavo bene anche come stimoli. Cioè avevo sempre qualcosa che mi stimolava di diverso, che è difficilissimo nel calcio, trovare... È la base per noi allenatori, per cercare di migliorarsi. Però noi siamo delle volte dei coglioni, facciamo degli errori sapendo di fare degli errori. E dopo la prendiamo con gli altri, invece i primi siamo una cosa che parliamo degli errori. Senti Leo, quell'anno lì... In campionato l'Arezzo giocò anche contro l'Impruneta, ti ricordi chi c'era a allenare l'Impruneta? Sì, c'era Paolo Indiani. Sì, c'era Paolo Indiani. Tu sei stato uno dei giocatori che lui ha amato di più. E... Sono stato, credo, il giocatore con più anni che ho giocato con lui, 9 anni. Come di Loreto con me. Bravo. Come di Loreto con me. Sì. Sì, 8 e mezzo. Un allenatore molto bravo, molto preparato. Lo senti ogni tanto? Sì, sì, certo. Che rapporto, ti dice, che ti dice, Leo? Ma niente, mi dice che quest'anno gli potevano fare la squadra più forte. Questo voi allenatori lo dite sempre. Questo l'ho detto io. Questo l'ho detto io. No, è una persona estima, un allenatore che secondo me per le qualità che aveva ha fatto meno di quello che poteva fare. E, no, lo hanno permesso di fare quello. Va bene, io non lo volevo dire, ma insomma... No, non te preoccupo, dico io. E l'hanno permesso. E devo dire, perché insomma... Perché nel calcio, soprattutto nel calcio che faceva lui, i risultati avevano un valore... Allora contavano, Quando o era una scelta tua, perché ho conosciuto anche giocatori che giocavano nel girone sud perché facevano 20 gol l'anno, anche in interregionale, prendevano... 80 milioni di soldi, era una scelta. Però le carriere erano determinate dai risultati. Tu pensa, non è che era strano il calcio. Cioè se uno vinceva andava avanti. Ma veramente era troppo strano. Toccava cambiarlo per forza, no? Dice tante volte, no? Sì, qualcosa ne so anch'io, quindi... Dopo quando sono entrati visionari nel calcio,
Oh, i visionari li ho conosciuti, ma il bar sotto casa mia, dico. Certe visioni ci avevano alle tre le notte. Cartoline per Andrea Mosconi per Leo Sessici. Grazie. Grazie. Grazie Andrea, grazie Leo. È stato un piacere. Non ti ho chiesto niente di quell'anno da allenatore dell'Arezzo. Mosco, ma la cena quando siamo andati che c'era anche Luca Grilli, la racconta Luca dopo? Sì, la facciamo raccontare. Quando siamo arrivati la racconta. Grazie Andrea, grazie Leonardo Semplici. Oddio, canta. Allora, racconta Luca, tu sei il PR. Adesso c'è un trio, c'è un trio qua. Il trio Piedi Dolci. Allora, uno l'abbiamo citato tante volte perché era bravo, era anche bello. Non so se era più bravo o più bello, Serse, poi questo magari ce lo dirai tu, l'abbiamo sentito anche il coro che gli facevano i tifosi, Maradona chi è? Esatto, c'è qualcuno che lo canta, talento puro, Alessio Bifini, vieni Ale. E poi era uno dei cervelli della squadra, con la caviglia che gli dava qualche problema, gioie tu e dolori. Tu sei di riserva, Andrea. No? Con chi? Cervelli? No, non cioè, lui. Era il cervello. No, non lui, no, il prossimo. No, ma via. No. Cervello, no, dai. Il prossimo. Era tutto meno che il cervello. Lui sì, era, però calciava da fermo in maniera impeccabile. Maurizio Mattoni, vieni Maurizio. E poi grande Maurizio, che piacere. E poi a comporre, anzi a ricomporre il tridente, l'uomo dei 16 gol, l'uomo che decise la partita davanti ai 6.000 spettatori contro il Sansepolcro. Prima abbiamo sentito il coro ruba gol e poi chissà perché a distanza di 30 anni quasi scopriremo perché. Pier Francesco Battistini. Allora, l'ho chiamato questo terzetto Piedi Dolci, ora, ecco, nel senso, Francesco c'entra un po' meno, però mi piaceva... Hai iniziato col cervello guardandomi i figli. No, il cervello era Mattoni. Era un po' distratto. Il cervello era Mattoni. Allora, prima di sentirli, visto che, insomma, noblesse oblige, come si dice, gli attaccanti hanno sempre un trattamento di favore, voglio fare rivedere alcuni dei 16 gol di Pier Francesco Battistini che segnò quell'anno ed è 17, sempre un bel vedere, vediamo 17. Un po'. 17. Non gli leva, erai attaccante e gli leva i gol. Questa chi è? Ciao. Questa è Pontassieve. Risultanza pagata, Sì, era la partita. Polemica con i giornalisti. Strano. Dai, applauso, ci sta questo, sì. Lo merita sempre. Anche Leo risultava, Quella era io, Questo contro il Chianciano, questo è il Chianciano. Un po' teatrale questa risultanza, Questo è il Riccione. Che aveva segnato Borghi. Martinetti che ha avuto l'influenza stanotte.
questo gli è venuto un po' quel controllo di tacco, però non so se era molto. Era tutto magico qua. Sapevamo le canati? Eccoli qua. San Marino non ha un madrone di testa. È sempre un bel vedere. Insomma, era un bel tridente qui, Marco. Tu che li vedevi da dietro, poi li hai visti anche da fuori, che poi tu ti facesti male quell'anno a gennaio a Castel San Pietro al ginocchio. E, insomma, palla avanti e poi ci pensavano loro. Ci pensavano loro. No, per palla no. Avanti. No. No. Ce l'ha con voi, perché... No, palla avanti. Palla avanti, no. Palla avanti, giusto. Ci divertivamo. E la palla si ripulì. Ma lì come giocavi, Sergio? Sì, quello lì che era 4-3-1-2, com'era quel modulo là? 4 l'albero di Natale con 2-3-4. No, giocavamo 3-5-2. No. Quello più avanti era lui. No, 3 no, giocavamo 4. 4 della vera, vero, fatto anche il terzo in est, vero? 4-4-2. Col bifo era lui e io ogni tanto. Esatto. A spaio. Tu a spaio. Però dai, era un bel tridente, ma è vero che lo portavi ad esempio Bifini anche negli spogliatoi? Sì, no, era lui santo. No, lo so, ma l'ho detto anche quasi in stato confusionale, però l'ho detto anche durante qualche intervista, insomma. Ma è vero, cioè, lo dicevo allora, l'ho detto 10 anni dopo, lo dico adesso, insomma, lui aveva delle qualità per fare una carriera diversa, qualità tecniche soprattutto, ma anche fisiche, perché fisicamente lui non capiva quanto potesse far di più anche a livello fisico, che è il dramma di qualche giocatore, non saper riconoscere le proprie qualità. Ci sono dei giocatori che hanno costruito le carriere sulle proprie qualità, altri che hanno perso le carriere a cercare di migliorare i difetti. Invece no, lui ci aveva, io mi ricordo il primo anno un amichevole contro la Fiorentina e Battistuta, cioè questi, cioè lui, i palloni in tutti i modi, palla di qua, c'è da divertirsi, ci siamo divertiti, però mi ha fatto anche incazzare diverse volte, ma perché ti faceva incazzare? Perché era un po' indolente in campo, per il fuori campo, poi lui era uno che perché insomma, lui la città la viveva, campo, diciamo, no? Adesso ti ridico l'aneddoto qual è. Già. Campo era esattamente, cioè aveva la filosofia che aveva fuori dal campo. Allora una volta eravamo a Riccione, il ritiro, e ovviamente il ritiro a Riccione significava no sta a Riccione solo a mangiare, poi a letto, manca andare in giro, no? Giusto, amico? Allora andiamo a fare il giretto. Io ero con lui, con altri giocatori, e lui ce ne mette lì, ci mettiamo fermi un po' a fa così, no? I splendidi, invece carini. Allora passavo le ragazze, uno lo guardavano, no? E me la faceva l'altro. Bello. E io dicevo, Bifo, hai visto queste? Lo so. Dopo un po' ripassavano altre. E facevo, ammazza, hai visto questo? Bello. Questo è. Bifo, oh, ma l'hai vista questa? L'hai vista? Io guardo, io sono già contento che mi guardano così, per me finisce qui. Io ho detto, da me se mi guardo comincia la cosa. E lui finiva, perché no, è vero, cioè per lui basta, lui era un narciso in campo, non... Poi c'aveva altre qualità da ragazzo bravo veramente. Però si specchiava. Bastava, si accontentava. È vero. Che gli dicevano, hai capito? Invece no. Allora, fuori dal campo che ti bastava essere guardato, io la so in un altro modo. Io ho esasperato questo io la so in un altro modo. Per dire che lui non ha... Se no sembra che stiamo a fare un processo a Pico, che comunque ha vissuto una vita come tutti gli altri, non tutti potevano andare a giocare in Serie A. Però io, siccome l'ho allenato i giocatori, e ho allenato non qualcuno, tanti giocatori in Serie A più scarsi di lui. Tanti. Scarsi è anche brutto. Cioè, non con le qualità, le potenzialità che aveva lui. Però questi magari mettevano altre cose che lui non era riuscito a fare. Poi si è perso piano, poi... Io sono andato via, ma io ci ho pensato diverse volte. Problema mio e anche un pochino la sfortuna sua,
magari non è stata per Marco, è che io sono andato subito in Serie A. Certo. In Serie A, allora, dall'Arezzo ho portato Marco, Tardioli, Tarana, che ci avevo avuto, Gian Domenico, Pagliuca, cioè, Bazzani. Chi? Bazzani. Bazzani, cioè, avete capito? Quanti sono? Sei giocatori sono tanti avendo frequentato quelle categorie. Perché sai, se tu avevi allenato in Serie A, è normale che qualcuno potesse venire con te. Quindi è... E lui ci vuole... hai portato. No, mi chiamasti anche l'anno che era l'Albino Leff, infatti mi telefonasti un giorno, era il 15 d'agosto. E io ho battuto e ti dissi, mister, ma io andrò a San Benedetto, voglio venire a Perugia. Perché era di Gaucci, era, infatti, no? Mi ha detto una grossa mano il mister, andrà a San Benedetto. Poi naturalmente, dato che ero un carattere molto particolare, mi volevano fare 3 anni di contratto, ne feci uno, perché dissi tanto faccio un anno, poi vado in Serie A. Purtroppo, essendo stato giovane, anche non ho non raccolto, ma pensavi a tutto, ma non ti rendevi conto, proprio come hai detto te, mister, delle qualità, non te ne rendevi conto. E poi è passata dei tanti, non è i primi 6-7 anni. Poi onestamente lo può testimoniare Marco Borghi, il mitico Lauro, che purtroppo non c'è più, cioè vivevamo la casa in maniera molto particolare, nel senso che abbiamo vissuto Arezzo veramente in tutto e per tutto, cioè ora lo posso dire tanto perché sono no ma tanto al senno di Cesare lo sapevamo già, cioè, lo so, fino a da 10 anni fino a 50-60, però è proprio Arezzo dintorni, Arezzo dintorni. Sì, però anche lui sa qualcosa che non vuole dire. Ti racconto anche un bel aneddoto, perché forse io magari ero quello un pochino più in vista, quello magari mi si vedeva con la macchina fuori, però c'era anche il bomber. Bomber, che fai stasera? Ma io sto a casa, io alle 4 di notte vedo sbrigliare la macchina, cioè che mi ricorda accompagnato, ma non a ballare la mia ex fidanzata, a ballare io il venerdì sera. Infatti lui, che fai stasera, Batti? No, io sto a casa, sono stanco, con la sua macchina. La sua macchina alle 4 di notte, il batti di venerdì sera, scherzava domattina allenamento. Cioè, è uno scoop proprio. ma aspettò Alessio. Mosco, può essere una cosa credibile? Sì, Sì. 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 Non è vero, però... Io te credo solo a te, lo sai. Ma aspettò Alessio la mattina, molto freddo, sabato mattina. È molto posto, freddo. Sì, ti sei riposato, io resti sì, tranquillo. Portacci tu, alle 4 stavi in giro con la macchina. Oh, t'ha fatta anche la morale, Diego. Vabbè, lui era normale andare alle 4, Diego. Ma era vero che eri andato fuori, quindi alle 4 di notte? Sì, era vero. Era vero. E Maurizio com'era? Trend, tu non eri, tu eri un tranquillone. Senti, raccontami un po', proprio questo tridente qua, cioè, è stato un tridente forte, cioè di qualità, perché tu avevi il terminale, il centravanti che faceva gol, ma l'uomo di fantasia, sì, quello che calciava da fermo. Come diceva il mister, no? Veramente no, un personaggio unico, cioè, perché magari dici fisicamente, tecnicamente, ma dopo quando no, era un giocatore favoloso. Badi era un marrello tutto spigoloso ogni volta. E io c'avevo un amico che a quelli come Badi gli diceva, guarda che è andata all'elettrauto, diceva, ma perché c'ha tutti gli stopper rotti? perché Badi per stoppare una palla era come questo è il nostro, è il calcio di una volta, il calcio, noi stiamo qui a parlare infatti di cose quasi extra calcio, perché veramente è stato, io adesso parlo, sono emozionato perché tornare a Arezzo dopo tantissimi anni, rivedere questa splendida città, l'abbraccio di voi tifosi come allora, a rivedere tutti i compagni, veramente è un'emozione unica. E bravo, ricordare, bravo Maurizio. No, è assurdo, veramente, è qualcosa che non... veramente io quando parlavo magari con altri compagni dicevo, guarda, quello che ho vissuto io a Arezzo è qualcosa che rimarrà sempre, ma al di là della vittoria è proprio il fatto di divertirsi, cioè noi, io mi ricordo Pino Pellicanò che stavo con l'orologio, che alle Maldive stasera, quindi non è potuto venire, è l'unico che ha fatto un salto nei quali ma Pino
sei ringiovanito. Mister, ma non hai visto Pino tutto in costume, tutto a petto di fuori? E Pino, noi facciamo, stiamo a parlare, ma magari ecco da Roma, parlavamo ogni tanto le ragazze così, perché si parlava, tanto non è, erano i 3, 3:30, noi si allenavamo le 2:30 e Pino ci guardava come di da Pino te lo quanto diciamo sì, cioè, perché era un professionista serio, no, non è che stava lì e si lamentava. Poi tornando a Bifo, noi eravamo contenti, dopo lui si è fidanzato. E allora a noi ci ha liberato un po' la piazza. Se no lui libero era la fine. Allora qualche briciola torna anche. E rimane, cadeva dalla tavola. No, cioè. No, è stato veramente. Senti, ma quanto c'è di merito vostro nei 16 gol di Battistini? E guarda, tu hai visto, l'abbiamo visto tutti, non è che può essere smentito, non è che no, cioè, il gol più lontano che ha fatto da 7 metri dalla porta, non è che si è inventato, però è un ragazzo veramente... È un ragazzo dopo, d'oro però. Sì, sì, no, no, adesso si prende in giro, però uno che ha fatto 16 gol in Serie D, 17 scusami, ha delle grandissime qualità, senza stop. No, il compianto Fabio Cappelli, compagno della San Giovanni, che ha 8 mm, perché è la distanza massima di cui facevo gol. Quindi questo, beh, questa questo cosa dei ruba gol, è vero che cioè, le rubavi gol a qualcuno? Beh, uno sicuramente l'ho rubato a Federico. Uno San lui. Marino. San Marino. San Marino. San Marino, è vero, è vero. Facesti tripletta a San Marino. Sì. E un altro... Io ne ho fatti due, me ne potevo fare 3, dico, caro. Potevo fare 3 in vita mia, me ne ho fatti fare 2. Qualche gol l'ho rubato, per me l'attaccante vero esulta anche quando l'ha toccata la palla, questa è la mia idea, però quell'anno riusciva veramente tutto, è tutto veramente magico. Poi voglio dire anche io una parola col Bifo, perché col Bifo ci ho giocato prima di venire ad Arezzo, ci ho giocato a Grosseto e lui si ricorda sempre che mi dice tu mi hai piccato alla doccia perché no? Cioè, ti ha attaccato alla doccia? Arriva a Grosseto, mi fa, ma preso mi ha attaccato sotto la doccia. Io ho detto, Bati, ma sei fuori di testa. Cioè, perché giocavi forte, andavi piano. Andava era piano. Troppo forte per giocare in quella maniera, aveva ragione Serze. Questa è la mia idea, quando lui aveva 17 anni, 18 anni. E poi dopo ci ha pensato Serze a far venire fuori certe qualità. Però ecco, voglio dire due cose stasera. Uno, ringrazio Arezzo per l'accoglienza e perché mi ha dato ovviamente ospitalità e ci vengo ormai da tantissimi anni. Due, che organizzo stasera perché, come ha detto Maurizio, non ha veramente prezzo di vedere tanti ragazzi con cui magari ho anche discusso qualche volta sul campo, perché si può sempre vincere. E lì ci volevo arrivare, ora non mi fare la domanda. È successo con tanti, succederà con tanti, chi vuole giocare per vincere succede spesso di... Ah, ormai, prima di chiudere, diccela dai, perché hai litigato con Federico? Sai che non me lo ricordo, sono sicuro che ho litigato, ma non me lo ricordo. Dicelo tu, Federico. No, la prima Sansepolcro, perché la prima no, la prima è successa due volte. Lo sai che non ricordo davvero la prima Sansepolcro, perché cioè, lui allenava il Sansepolcro, lui e io andiamo a Castregoni, vincemmo e facemmo un gol su una rimessa laterale dove secondo lui la palla non era stata ridata per un giocatore a loro, poco fair play, quindi io con Cucinelli, che lui mi correva dietro e mi diceva ma come cazzo fa a vincere la partita, e c'avevo Cucinelli che mi faceva se gli rispondi ti caccio via. E qui tu, quindi io zitto, ho imboccato i insulti. Vabbè, e dopo la seconda volta quando giocavamo, allenavo la Viterbesca e lui allenava il Foligno e ci fu una mezza discussione con i giocatori, ma insomma vabbè, no, che poi aspetta, che quando giocavamo insieme, ok, litigavate anche era, lì. Io no. Credo che lui con me era io non, loro facevano sempre gli scherzi, anche a me mi facevano gli scherzi, mi ha messo le scarpe da 250.000 lire con Marcucci dentro al campo, quindi voglio dire, io mi vestivo sempre molto elegante e lui, e io ero l'unico che non gli rompevo mai coglione a Francesco, diceva ma lasciali fa, ma lì sono ragazzini, diceva, ma lasciali fa, ma ti fanno gli scherzi, ma non... invece lui ci rosicava, capito? Cioè lui era rosicone e quindi loro gli facevano apposta, invece io, lui no, dopo io gli davo i calci no. Nel culo, no, e capito, no. A Marcucci, tu anche rosicava. Beh, vabbè, certo, ma dopo Marcucci qualche calcio nel culo, Bifo, chi era più permaloso, Federico o Francesco? Guarda, lui proprio sì, permalosissimo, tanto. Però anche lui su certi tipi di scherzi proprio sì, pesante. No, poi ecco, in campo, dopo ci arrivavo. In campo sono sincero, si era creata una sinergia che ognuno, grazie appunto a chi è stato il mister, insomma, ha creato tutto questo meccanismo e giustamente anche tutta la società
tutta Arezzo stessa, anche tutto l'ambiente che girava intorno all'Arezzo, anche il pubblico stesso, quindi è stato devastante. E poi però ecco, Federico, posso dire, insieme a Semplici, Andrea Mosconi, hanno creato quell'identità che appunto trasmetteva il mister. Erano un po' le chiocce per noi, insomma, ci hanno fatto anche crescere su tutti i punti di vista. Questo. Ma sì, ma è da so... Quando starnutivi? Microfono, dagli il microfono, Pier. No, cose che magari a tavola facevamo finta di magari di starnutire in faccia, magari a Badi, prendiamo l'acqua e starnutivamo e tiriamo l'acqua a Badi, dice. Non sapevo prendere il che gli arrivava sul schizzo d'acqua. Che se, una volta pensavo con Mosco, con te se era attaccato. Veramente era. Ma scusa, quando è accompagnato Bella Chioma al Torrino? Vedo delle signore, non so se si può dire. Dai, questo è troppo bello. Allora noi mangiavamo al Torrino. Ricordo lungo la strada, sulla destra c'era una signorina con un camper. Però diciamo che non era proprio una signorina, era qualcosa di improponibile. Allora ce l'avevamo preparata, no, contro Graziano alla Bella Chioma, è fantastico perché era il nostro sfogo, era un ragazzo, apro un attimo parentesi, dei valori enormi, perché magari i ragazzi di adesso non avevano l'umiltà di Graziano, che era sottoposto a ogni forma di bullismo, tra virgolette, ma in senso di gruppo, in senso goliardico. Vabbè, allora, lungo sta strada c'era sta signorina e lui veniva in macchina con me, perché viveva, stava con me, e lo porto e io mi ero preparato sta cosa e dico, ma io questa ce voglio andare. Allora mi faceva, no, ma quanto è brutta, no, ce vado, no, Graziano, no, ce voglio andare. Dai oggi, dai domani, era pronta, non scherzo, era pronto, e faccio, scendi, grazie, vai a chiedere quanto vuole. Ma come? Scendi, dai. È sceso, io me ne sono nato. Vabbè, clamoroso, l'ha raccolto dopo Battistini, dice che ha trovato vicino la signorina su un ciocco di legno. Lui è passato, ma che sta Bella Chioma con quella? E niente, questo era magari. Allora, ecco, in tutto questo io devo dire una cosa, e penso valga anche ai miei compagni, a me non sembra sia passato un anno quella notte, cioè è stato tutto talmente bello e veloce che ci ha fatto... Questo l'hai detto spesso. Sì, ci ha fatto rivivere lui la gioia di giocare a pallone, quella cosa che si prova al campetto, al campino, come lo chiamate qua Arezzo, di giocare per divertirsi, quello è balzo sempre. E poi, nonostante i caratteri che potranno essere forti, spigolosi, gli scherzi o meno, guai a chi toccava il Bifo, Mattoni o viceversa, se qualcuno toccava a me, eravamo una cosa sola sempre. Questo, al di là delle tante personalità che Serza ha messo insieme e a cui ci ha trasmesso anche la voglia di far continuare quel calcio. Questo è una cosa per me bellissima che... E poi dico, Serse, ma come cazzo fai a stare così bene ancora con questa forza, con questa vitalità? Sei veramente... Adesso mi tocchi con io. Ma l'avevamo scampata quell'anno, Serse, con quell'incidente, dai. Quello, solo il bucio di culo. No, solo io e Mosconi ci abbiamo un'idea perché riusciamo a vivere, non dico a migliorare col tempo perché... Non si può dire, però insomma, perché noi siamo impostati secondo, vabbè, non si può dire perché, no. Però hai capito, abbiamo il nostro karma che cioè i Mosconi non è che quando un giorno moriremo, se polverizzavo, scomparivo, cioè neanche ci ritrovano. Come state con le caviglie, state bene? No, questa, guarda, poi dopo c'è l'altro gruppo dei fantasisti, però qui due palleggi ve li faccio fare, dai. Posso raccontare il matrimonio di Mattoni? Il matrimonio di Mattoni? Questa è bella. Allora Maurizio, a parte sposare una locheta bellissima sul mare, lo dici come se fosse moglie bellissima, lui non so come fa ancora a tenerlo in casa, ma insomma lui bravissimo. La cosa più bella che c'è stata nel matrimonio è che a un certo punto si è levato il vestito da sposo, si è vestito da calciatore,
peccato non ci aveva avuto i telefonini come una volta, ha preso a palleggiare, siccome c'erano tutti i ragazzi giovani e calciatori, e ha portato senza far cascare la palla per tutto il ristorante, ha fatto palleggiare tutti. La palla non è mai cascata. Non bevo il bicchiere, devo pagare. No. Io non so quanti erano in grado in Italia di fare una cosa del genere. Comico, e fu una cosa bellissima, comico, solo Mattoni poteva. Facci vedere, dai. Ascolta, io Battista, no. Battista lo esentiamo, no, ma no. Maurizio e Bifo due palleggi me li dovete fare, tieni. Dai. La. Anche Bifo, due palleggi Bifo. La massima io. Non sono più le scarpe di una volta. Cartoline, voleva aggiungere. Perché una cosa, una battuta adesso col Mosco, che il mister un attimo mi riallaccio. C'ho avuto la fortuna di fare 4 anni da vice al Mosco. È vero. Anche tu sei un allenatore, Battista è un allenatore. No, ma io sei mesi, esonerato, pasticca la pressione, dico fammi fermare. Mi bastano 6 mesi, non è. Allora col Mosco, perché mi rilascio ai cartelloni, poco prima della partita mi fa, oh, a me mi chiamano, vabbè, pompa, mi dà un foglietto tutto scritto strano, no? Vai subito al campo, prendi il pennarello, no? Fai il suo cartellone, e c'era una cosa motivazionale, una frase che non ricordo. Io mentre la scrivevo c'era qualcosa che mi quadrava, sarà questa, io ricordo quello che mi ha scritto, e attacco sto foglio. Aspettavo il Mosco e i ragazzi della squadra mi guardarono e dicevano, mister, ma che, Boni, dobbiamo giocare, ha scritto il Mosco, lasciate perdere, Boni, non vi preoccupate, ma c'era qualcosa, io leggevo che non quadrava. Mosco arriva, prima della partita, tutto carico, no? Lui si bagnava la capoccia con 0 gradi. No, assurdo. No, mi chiede il vino. No, ma è, guarda, è qualcosa che... Allora tutto... No, perché oggi da qua... Che cazzo c'è scritto qua? Tutti a ride, no? Ma che c'è scritto? Tutti a ride, perché ovviamente io... Me l'ha collata a me, però fa che... capire il rapporto poi con fratello. Ma che c'era scritto? Non lo so. Cioè, era una frase senza improponibile senso. Sua. Io ho scritto così, lui quando l'ha presentata, gritta e motivato... Sì, ho scritto una cosa che non c'entra niente su quel foglio. E lui però l'ha presentata, poi quando è andato a legge. Che cazzo c'è scritto? No, per fortuna non era il primo giorno, parlavamo prima con Baldo, perché se eventualmente ti presenti così il primo giorno nella squadra, ciao ragazzi, arrivederci. Grazie ragazzi, cartoline per Maurizio, Pier Francesco e Alessio. Qui c'è la storia vera, Che è accaduto? Il microfono, mannaggia. Maurizio è un fenomeno. Foto, vediamo se c'è. Vai. E allora, abbiamo chiuso la stagione 95-96, adesso andiamo a quella 97-98 e ci vediamo il servizio che, come è avvenuto prima, in 1 minuto e mezzo sintetizza anche quella che fu una stagione trionfale per l'Arezzo con la vittoria dei play-off. Vediamo. Per raccontare la promozione in C1 del 98 non si può non partire dalla fine, dalla finale play-off di Pistoia, dai 5.000 tifosi amaranto in gradinata che forse erano anche di più. Era il 14 giugno e l'Arezzo recuperò la categoria che aveva perso 5 anni prima, quando la società era stata radiata a campionato in corso. Non furono stagioni facili quelle della rinascita, anche se la società di Graziani, evento raro nella storia amaranto, riuscì a mettere le basi per aprire un ciclo. La squadra che arrivò terza in C2 dietro Spal e Rimini e che poi agli spareggi fece fuori Teramo e Spezia era figlia di quella del 96 che aveva vinto il duello con il Sansepolcro e festeggiato il ritorno tra i professionisti. Ed era figlia anche di quella del 97 che arrivò quarta e ai play-off fu battuta dalla Maceratese. Era una squadra con gregari di qualità e giocatori di talento nel solito mix che Cosby riusciva a mescolare con Sagacia. Cipogli e Grilli erano importanti quanto Baiocchi e Pilleddu, Barbi e Cerqueti quanto Campanile e Balducci, che arrivò in autunno e dette alla squadra una marcia in più. Eppure, come capita spesso alle formazioni vincenti, il cammino non fu tutto in discesa. Il girone di andata filò via tra alti e bassi e l'ultima giornata si chiuse con un clamoroso 0-5 al Comunale contro il Teramo.
Quel giorno cambiò la stagione. Graziani scelse la continuità, dette fiducia al gruppo e l'Arezzo cambiò passo. Gol, vittorie, bel gioco. Fu un'escalation fino al ritiro all'Isola d'Elba che precedette i play-off. Un ritiro insolito ma fondamentale per compattare lo spogliatoio e sferrare l'ultimo assalto. Il resto è storia, l'1-0 al Teramo in semifinale firmato Signorini, il 2-1 allo Spezia nella finalissima dopo 120 lunghissimi minuti, il colpo di tacco di Balducci, le rigore di Campanile, una città in festa e un ricordo così bello che sembra ancora di toccarlo con mano. Allora, prima di sentire anche i giocatori di quella splendida annata, vorrei chiamare Alessandro Badì qua sul palco, che era il segretario di quell'Arezzo ed era... Del figlio di Eugenio e Mariolina, che sono stati due magazzinieri per tanti anni dell'Arezzo. Vorrei chiamare Lorenzo Guazzolini, che teneva... È andato via Lorenzo? È andato via o no? Ah, è andato via Lorenzo Guazzolini. Allora lo salutiamo, lo ringraziamo lo stesso e poi... Ah, c'è Lorenzo, allora qui. Oh, Lorenzo, vieni. Dove ti pare, Alessandro? Lorenzo Guazzolini, che teneva i rapporti con la stampa, all'epoca, e poi Alessio Albiani, che è il figlio di Roberto Albiani, che tutti conosciamo come Pipetta, che è stato una colonna portante dell'Arezzo. Mi faceva piacere sentire due battute anche da voi. Credo che, insomma, rivedere queste immagini, queste persone, i volti di tanti amici, sia stato piacevole anche per voi. Alessandro, tu eri, sei qua in una doppia veste, insomma, eri il segretario di quella... In tripla veste, sì, sì. Microfono. Di fuori del campo, buonasera a tutti. Prima di tutto, grazie per l'invito. Mi ha fatto, no, non sono frasi di circostanza, un po' emozionato, frasi di circostanza, sono contento di essere stato invitato, di avervi rivisto, l'ho riconosciuti tutti. Non era scontato. Non era scontato, anche se non fottutissimo mio, però l'ho riconosciuti tutti. E mi fa veramente piacere, questo è fuori discussione. Tanto il segretario bravo nella società è quello che non fa danni. Come l'allenatore, insomma, così si dice, no? Allora, se devo parlare al primo... Quanto tempo ho? Perché non è che voglio... Un minuto. La prima volta che sento parlare di Sergio Cosmi, ero alla televisione a casa una sera, giravamo le scatole, che era il secondo campionato di Serie D che facevamo, mi telefona uno a casa, che allora non è come adesso che uno si sente autorizzato a telefonare tutte le ore. Dopo le 8... Se certo. Telefonava qualcuno in casa era successo qualcosa, non si sa, tutto terrorizzato, vado a rispondere, uno più esaurito di me dell'Arezzo mi fa: oh, metti Teleumbria, Teleperugia, non lo so, c'è l'allenatore uno lì, Senze Cosmi, che nomi è Senze? Sì, guarda che elemento che è, sta facendo le interviste per la partita Ponte Vecchia Arezzo, già mi c'era uno di scama, vediamo sto Senze Cosmi qui. Vedo uno, cravattone, chi è questo pazzo? Finisce la trasmissione, mi richiama, allora che ne pensi? Che devo pensare? Niente. Sabato dopo, giochiamo Ponte Vecchio Arezzo, di sabato, sua moglie riuscì a litigare con la moglie di Graziani in tribuna. È vero? Andiamo, l'Arezzo andò in vantaggio, e all'ultimo minuto o a tempo scaduto segnò tale della Spoletina. No. Favorini segnò. Non so perché devo dire, già vi capisci. Vabbè, insomma, vabbè. Vedo questo pazzo che schizza dalla panchina, batte il record, non gliel'hanno omologato perché non c'era il cronometrista ufficiale. Va verso quello che ha fatto gol e poi guarda verso di noi che fa così. Al ritorno ci dette una bambola paurosa. Cioè una cosa allucinante, alla fine mi sembra che arrivo terzo con la squadra. Sì, terzo. E l'Arezzo Viterbese Ternana Ponte Vecchio. E l'Arezzo poco sopra la zona retrocessione. Sì. E quando uscì Luca Grilli, se lo ricorda, che lo stadio ancora fuori non era come adesso, che uscivano dalla lavanderia. E questi c'erano due o tre furgoni, due o tre pulmini, e un tifoso a Grilli dice: ma quanto vi pagano? Ma non andate a pranzo fuori? No, noi col panino, e da lì poi è nato un amore. Se permetti, non mi ricordo male come è nato il discorso del cappellino. Ma io già ce l'avevo. Mi aiuta a ricordarlo, che era Pasqua, dopo la primavera,
quando Lorenzo. Ero qui. Sì. Lorenzo ti ha fatto cenno di stringere, che vuole parlare. Vuole andare via. Vuole andare via. Sono poche parole. Non so chi mandò un giocatore in magazzino a prendere, dice, ma l'idea è un mister che sta cuocendo, che fa caldo. E mette un cappellino quello rosso con la chimera. E lo mise, la partita dopo vinse e ovviamente... E poi il cappellino diventò un rito, con il lancio in curva. È fatta lunga questo cappellino, insomma. Anche perché i cappellini me ne partivano due o tre a domenica, che li tiravo a fine partita, quindi... Primo anno. Comunque a un certo punto io abbandonai la situazione della stampa, che era, lo diventò Barbara Peressi, l'ha detto stampa di Arezzo. Cominciamo a preoccupare degli stipendi, dei soldi da non spendere, e lì era il convento di Ciccio Graziani, se spendeva i soldi non c'erano. Ricordo un particolare, una mattina Serzio Cosmi viene all'ufficio e fa: senti, mi ci vuole più soldi, perché c'ho il mio socio della palestra, va via, quindi la devo comprare, vedi un po' quello che si può fare. Ah, dico, va bene, lo dirò al presidente. E firmo il contratto in bianco, quindi questo che sia veramente importante. Naturalmente Graziani capì che era la situazione, ma non tanto per i soldi che doveva tirare fuori per comprare la palestra, ma perché se li meritava di più, fu dato di più, questo me lo ricordo, insomma. Poi ho sempre discusso con i premi, con Marco poi non ne parlavamo, certe discussioni, voleva sempre i soldi dei premi, ma prima vincemo, forse dai soldi, no? Allora, mi voleva prima, non capito? Quindi, ecco. Beh, qui c'è, se vogliamo entrare sul discorso soldi, c'è... A me sono stati tolti dalle mani, ma insomma... No. Perché lui era il delegato per trattare Serse, è stata una noccia. Perché no, quella dirigenza strepitosa, però non c'aveva difetto, c'aveva i soldi con l'elastico. Ma noi perché noi facemmo la cena di Natale e da lì partì una proposta da parte nostra della squadra di che se avessimo fatto o tre o quattro vittorie consecutive ci sarebbe stato dato un premio di 15 milioni, ok? E noi le facemmo quelle quattro vittorie. Poi io il martedì vado dentro la segreteria dove c'era il presidente Graziani, le fa vedere sti soldi, fa: presidente, ma guarda che a occhio non mi sembrano 15 milioni. E lui fa: effettivamente sono 7 milioni e mezzo. E io dico: ma c'è un problema. E lui: che qual è? E sono la metà. Io. E dice... Ma poi più avanti ci sistemiamo. E Tereschi ci viene a dire ai giocatori, io dice lei, perché io se mi presento con 7 milioni e mezzo, questi mi vincono. E allora io che faccio? Inavvertitamente, che poi è un errore che non farò mai più, prendo questi soldi e vado dentro lo spogliatoio. Ma non c'erano tutti, quindi io: ragazzi, c'è un problema. E qual è? I soldi sono 15 milioni, sono 7 milioni. No, non li prende. Nel frattempo Graziani mi aveva seguito e si era messo dietro la porta. Quando ha sentito i vaffanculo, il pezzo di merda, in testa di cazzo, e gli hanno detto quante Cristo, a un certo punto io stavo con i soldi così, mi è venuto qua, me l'ha tolti dalle mani. Ma che fanno i soldi? Sì, adesso nemmeno questi. E quindi ne avevo preso manco quelli. Ne avevo preso. Dopo fortunatamente abbiamo vinto il campionato. E quando ha chiamato dice: ma l'assegno? No, l'assegno gli hanno bucato. Perché dopo c'è sempre la resa dei conti, capito? Con gli assegni era un dramma, non tornavo mai sopra i conti. Ma no, io dovevo prendere di più. Qui è sfuggito questo, è stato proprio veramente... Ma dopo a un certo punto si era anche risentito, cioè voleva stare da parte della ragione. Magari presidente, la colpa è la vostra, perché... Graziani è grazie. Ne sono stati tolti, vabbè, dai. Comunque io... Abbiamo campato uguale, insomma. Contento veramente di essere venuto questa sera, di aver rivisto... tanti amici via, perché sono loro che riconoscono a me. Io sono un po' rincoglionito, come diceva Serzi, quindi no, data l'età, 83 anni, quindi me li devo complimenti, me li devo portare avanti, portare, perché no, mi piace, no. Serzi, ogni tanto ci siamo incontrati anche, quindi è un piacere. Grazie a tutti e buona serata. Adesso tuo babbo, ciao Lorenzo, ciao, grazie, grazie. Occhio alle scale. Vi ringrazio per l'invito di questa bella serata. Tuo babbo Roberto, detto Pipetta, è stato per tanti anni veramente il punto di riferimento.
io ricordo che per qualsiasi cosa ci fosse bisogno la risposta era senti Pipetta. Io sono veramente grato per questo invito, veramente grazie di aver partecipato a questa bella serata, perché veramente una bella serata e si vede che gruppo, che squadra che c'era. Grazie. Grazie a te per essere con noi. Un grande ricordo di Roberto, un ricordo Alessandro anche di Eugenio e Mariolina, che sono stati insomma due grandi magazzinieri. Cartoline anche per Alessio e Alessandro. Vediamo chi sale stavolta. Ah, sale Duccio. Un applauso anche per Duccio, che è una colonna di orgoglio amaranto. Vai. Grazie a voi. E allora adesso invece ci vediamo le interviste nel post partita di Pistoia, 14 giugno 1998. C'è qualcuno degli ospiti di questa sera che così può rivedersi quando era un po' più giovane. Vediamo. Siamo in compagnia dei cantatori dell'Arezzo. Quando l'Arezzo sceglierà, tutto l'Italia tornerà. Il mondo che farà. Eccezionale, guarda, ti dico, ogni volta che ti girai verso la grinata dicevi non possiamo perdere per questi ragazzi, non possiamo assolutamente perdere, e infatti il risultato ci raggiunge. Per me è un sogno bellissimo. Un'annata stupenda, memorabile. Io sono arrivato qua a gennaio e quando sono arrivato io non avrei mai pensato che si potesse raggiungere questo sogno. Per fortuna ho trovato un gruppo splendido, una squadra stupenda. E la C1 è il traguardo che ci meritiamo tutti. C1, noi ci si è sempre creduto, però è stato un traguardo molto importante. Bisogna ringraziare tutti questi ragazzi che sono battuti come leoni. Noi si è cercato sempre di fare il nostro meglio, di non li far mancare niente, però ci venite a fare da loro. È tutto l'anno che siamo stati presi insultati, non nessuno aveva fiducia. La squadra si è meritata questa vittoria con la forza del gruppo e la coesione. Forza Arezzo! Vabbè. Miglior finale non ci poteva essere. Allora, questo è un terzetto The Wall, l'abbiamo chiamato. Lui era un braccetto perfetto nel 3-5-2 di quell'anno, Serze. Sì. Perché giocava Di Loreto in mezzo, Spinelli a destra, che tanto adesso vive e lavora in Canada, e quindi ha detto di salutare tutti, non è potuto venire per questo. Vabbè, ma il braccetto di sinistra... Poteva venire giù dal Canada. Il braccetto di sinistra, sempre sul pezzo, incollato all'uomo, arrivò al mercato di riparazione, come si chiamava una volta, Davide Barni. Eccolo Davide, prego. E poi lui era il soldatino, ricordo che lo chiamavamo così, metronomo in mezzo al campo, era lo schermo davanti alla difesa, bravo a riconquistare palla, anche a giocarla, Luca Cerqueti. Ciao Luca. Ciao, ciao Luca. Era un ragazzino in quella stagione, se tu lo facessi debuttare contro la SPAL, ti ricordi il centravanti della SPAL che andava per la maggiore all'epoca, quello pelato? Cancellato. Sì. Il computer Federico Nofri. Poi adesso ci ha giocato in tre periodi diversi, ma quell'anno lì fu speciale per lui perché debuttò e dette un contributo alla promozione. Daniele Chiarini. Bel terzetto anche questo, devo dire. Qui c'è l'anima, l'animus pugnandi, come si dice, di quella squadra, no? Sì, che era diversa da quella del 96 per certe cose e simile per altre, no? Come spirito, come combattività. Davide appartiene alla
pochissime situazioni di mercato di riparazione, come si chiamava allora, ma adesso è a gennaio uguale, e che migliorano le cose, perché difficilmente a me è capitato, sì, forse l'unico giocatore che ha stravolto nella mia carriera da gennaio in poi una squadra è stato Petkovic a Trapani, se no poi gli altri... Pensavo Balducci. Quasi sempre. Pensavo Balducci anche. Vabbè, anche Balducci si va. Ma neanche mi ricordo, ma tu sei arrivato dopo? Vabbè. Andiamo a gennaio. Cioè tu in sei mesi hai fatto tutto quel casino, io pensavo. Madonna, va bene. Scusi. 5-0 l'ha preso, insomma. C'eri? E quindi, beh, lui era giocatore ideale nella mia poi carriera, veramente un contratto, è stato sempre un dramma trovare il braccetto di sinistra, insomma, anche a Perugia ci siamo dovuti inventare qualcosa, fin quando non trovammo Milanese, che è stato, che secondo una scoperta me, poi, no? Migliore interprete in quel ruolo, di sempre. Poi, vabbè, c'è avuto Felipe, però me li ricordo pochi, quelli veramente, lui in quella categoria fece la differenza come ragazzo, perché era il ragazzo giusto per far parte di quel gruppo, e quindi è stato un sostegno enorme. Poi c'era il ragioniere Cerqueti, che era, c'era un presidente, una volta mi disse: a noi in mezzo a campo ci serve il metronotte, voleva dire il metronotte. Uno se, armato no, armato no, il metronotte armato? Era il metronomo, e vabbè, sì, mezzanotte, sì, magari non proprio un campo. Non ti chiedo chi era il presidente, spero non fosse Graziani, no, non era Graziani. Ok, vabbè. No, ragazzo d'oro, insomma, cioè, lui c'aveva già esperienza, cioè portò anche quel pizzico di malizia, di qualcosa che a quel gruppo mancava, capito? Quindi c'aveva la freddezza di alcuni momenti, poi era un giocatore molto razionale, e lui è stato uno, ecco, questo è uno dei grandi crucci che ho nella mia esperienza adesso, di aver lanciato pochi aretini o pochi dal settore giovanile, ma perché oggettivamente, come ricordo, lui, Menchetti, poi Mambrini, troppo pochi rispetto invece a quanto mi sarebbe piaciuto farli giocare, sì. Polvani. Mearini non lo hai lanciato, perché Mearini era del settore giovanile, era del ventennio fascista. Sapevo che lo avresti detto, Rubi. Oh, però Rubi Mearini è quello che ha calciato l'angolo, che poi Balducci l'ha messo dentro di tacco. Guarda, Mearini, che c'è, se c'è il tacco di Dio, è anche merito di Rubi Mearini. Che non vedo più da quel giorno. Poi stasera purtroppo mi è dispiaciuto, non è riuscito a liberarsi, che ci fosse, insomma. Però Mearini veramente una persona incredibile, insomma, arrivava con la macchina con la scala da imbianchino dietro, è vero? Cioè, non è che sembrava, perché il padre faceva questo, poi era legatissimo al padre, tifoso dell'Arezzo, sì. Quando vincemmo a Pistoia era tutto emozionato, mi ricordo. Insomma, è una bellissima figura, una persona incredibile. Il più grande procuratore dei rigori che ho mai visto. Rubi Mearini, è vero? Cioè, è una cosa proprio incredibile. Lui si incrociava le gambe da solo. Ma ti giuro, è vero, ma fa più litigate con gli allenatori delle altre squadre. Perché, ovviamente, rigore per noi questi... c'era io quel cazzo, ma l'ha visto tutti i carigoni, ma sta seduto, poi vedevi la partita il giorno dopo, cioè l'aveva sfiorato nessuno. Era una però grande giocatore e grande uomo, però non del settore giovanile. Sì. Davide, vorrei cominciare da te, giusto per ordine alfabetico. Sì. Insomma, prima mi dicevi che ci sono dei ragazzi, dei compagni che veramente non rivedevi da quando vi salutaste a Pistoia. Sì, da tantissimo tempo, purtroppo ci siamo un po' persi. Io poi non sono un social e quindi... lo so, ho visto, per rintracciarti ho tribolato. Sì, no, volevo solo
riallacciarmi un attimo a quello che è stato un po' il tema della serata. Io arrivai appunto a gennaio, ma fui travolto da questo, da quest'amore, da questa passione, da questa fratellanza. E mi ricordo, io venni da solo perché all'epoca quella era mia moglie, era fidanzato, rimase a Prato al lavoro, io vivevo a Arezzo da solo e tante volte, abitando a Prato, quindi a un'ora da casa, spesso potevo tornare a casa quando volevo e la domenica tornavo a casa, ma già dopo qualche settimana, già il lunedì dopo pranzo, sentivo il bisogno di tornare a Arezzo per vedere i miei compagni, per stare con loro. Questa è una testimonianza di quello che abbiamo costruito, qualcosa di magico, di inspiegabile in così poco tempo anche, no? Quindi ecco, auguro a tutti di provare quello che ho provato io in quei due anni, quando non vedi l'ora che sia il martedì per andare all'allenamento. E questo vuol dire, insomma, essere felici, e sono emozioni che ti rimangono poi dentro per sempre. Belle parole queste, Davide. Tanto voi giocavate, insomma, i cinque di difesa, Cipolli, Spinelli, Marco Di Loreto, tu e Mearini dall'altra parte. Insomma, fare gol a quella squadra lì non era semplice. Sì, infatti, scherzando prima, Marco ha detto, quando sono arrivato io, avevi i piedi di legno, la davi sempre agli altri, non sapevi fare una copertura, non sapevi fare una diagonale, non sapevi fare un'uscita, una lettura. E tu poi sei andato in Serie A, o almeno grazie, merito potevi... suo. No, ho avuto la fortuna di giocare accanto a giocatori di grande livello e hanno poi avuto quello che sono meritati, però era proprio la sensazione di essere invincibili, no? Che tu hai quando anche nelle difficoltà non ti perdi mai e sai che c'è quella sensazione che non, quella partita non la puoi mai perdere, anche se gli altri magari ti mettono in difficoltà. E questa è proprio la forza del gruppo, l'energia che ci davamo l'uno con l'altro. Ah sì, è grande, è vero, è vero. Luca, insomma, tu eri il metronotte della situazione, quindi praticamente di quella squadra. Sì, no, ma come dice Davide giustamente, è stato un gruppo e un'annata stupenda, insomma, poi vincere un campionato non capita tutti gli anni, vincerlo in una piazza importante come l'Arezzo è stato un grande onore per tutti noi. E è vero, c'era grande amicizia, c'era grande stima. Poi nel tempo ci siamo un po' persi, quindi stasera con tanti non ci vedevamo da molto, però c'era questo spirito, giustamente, che diceva il mister prima e che è stato ricordato anche nel servizio, questo spirito di gioia di giocare a calcio, ecco, senza tante pressioni, diciamo, fra virgolette, sì. A parte quelle date dalla piazza, dal pubblico, che comunque la piazza importante ti dà comunque, però quelle pressioni magari che non venivano dall'allenatore, perché non chiedeva magari cose specifiche o cervellotiche come capita di vedere tante volte, no? Ma c'era proprio quella gioia di giocare e quel ritiro in preparazione ai playoff è emblematico un po' all'Isola d'Elba, non mi era mai capitato, insomma, è emblematico un po'. Non ti è più ricapitato neanche dopo, immagino. Infatti, mentre gli avversari, no, si cimentavano in ripetuti, arrivavano notizie del Teramo che era in ritiro e noi eravamo a fare il bagno, eravamo a fare giri in pedalò, a procchio. Quello, un Pilleddu che correva sui scogli, bravo, serio, esatto, che poi, quindi ecco, c'era questo spirito bello, insomma, ecco, sì, che traspariva anche dal campo, certo, e che ha un po' allentato anche la tensione in quelle partite importanti e decisive, in cui veramente abbiamo dato il massimo. In una squadra dove effettivamente c'era anche grande qualità, perché non dimentichiamo che adesso, a parte i difensori, però dalla Cintola in su c'erano giocatori di qualità tecnica importante, insomma, da Balducci a Campanile, a Niola,
lo stesso Pilleddu, forse Pilleddu, diciamo Signorini, lo stesso Signorini, certo. Quindi Alessandro Lupo c'era, aspetta, quello bravo nel dribbling di Siena che Matteo Baiocchi, no, effettivamente era una squadra della Cintola in su di grosse qualità tecniche, quindi poi per noi era un po' un più facile, insomma, il compito era... Ma qua Marco però non c'è nessun gossip, nessun altarino da svelare, cioè qui tutti ragazzi serissimi proprio, Davide Barni, Luca Cerqueti, Daniele Chiarini forse un po' meno, crescendo poi. Qua c'è una cosa bella, quella del mister che propose... uno sconto di ripetute, ti ricordi mister che mi ha fatto spogliare nudo sul carrello di... aspetta, che non era un bel vedere chiaramente, però cioè, sì, l'hai fatto spogliare nudo? Ti ricordi vagamente, sì, dovevamo fare, mi sa che era sotto Natale, mi sa poi che dovevamo fare delle ripetute, delle cose, allora dice se cerco si spoglia sopra il carrello dei panni sporchi lì, no, dice vi tolgo tre ripetute. E tu ti sei spogliato. E balla, con la musica e balla, devo ballare. Sì, cioè, pensa che mi hai fatto fare per tre ripetute. Veramente, mamma mia, non l'avrei mai detto. Non mi sono venduto per nulla. Daniele, invece tu da ragazzino quale eri, insomma, che cosa, che ricordo ti porti dietro? Perché tu, adesso, io prima ho detto, il debutto con la Spal di Cancellato fu un debutto di fuoco, perché la Spal era una squadra forte. Che poi tra l'altro vinse il campionato, e Cancellato era forse il centravanti più quotato in quel periodo. Ma fu tra l'altro un episodio che io ricordo con molto affetto, perché praticamente era un periodo dove io non partivo titolare essendo giovane, quindi c'erano anche altri giocatori che avevano, insomma, che stavano giocando sicuramente più di me, e l'esordio mio fu particolare, perché la settimana prima avevo fatto un incidente in auto e avevo i punti sul ciglio, e il mister venne da me, che avevo ancora i punti, e mi disse: quello è squalificato, quell'altro è infortunato, ci sei solo te, ma te la senti di giocare? Mi fece. Io lo guardai e dissi: certo mister che me la sento, figurati se mi faccio sfuggire st'occasione. E quindi niente, da lì poi ebbi la fortuna, insomma, con la squadra di giocare una bella partita, e da lì inizia, insomma, avere un pochino più di spazio. Tanto quella partita Arezzo la vinse 1-0 con un autogol di Venturi, che poi sarebbe diventato un giocatore, anche capitano dell'Arezzo. Serse, qui abbiamo altro da aggiungere qua sul loro tre? No, hanno parlato loro, va bene. Bella. Non mi ricordavo questo dei Cerqueti. Cerqueti nudo nel carrello. A te Davide no, non è successo. No. Cose del genere, assolutamente, meno male. Questo te lo sei risposto. Posso solo dire una cosa? Sì. Ringrazio per l'invito. Nonostante fossi, insomma, giovanissimo, 18 anni, 19 anni, quell'anno, vi dico la sincera verità, tutto il trascorso calcistico che ho avuto, un gruppo così bello ho fatto fatica a trovarlo. E vi dico che sono ritornato ad Arezzo sfiorando l'anno forse uno dei più alti dell'Arezzo, sfiorando, insomma, il playoff per la Serie A con Gustinetti ero qua, però non c'era quella bellezza che si avvertiva. Io l'avvertivo pure essendo giovane, insomma, l'avvertivo nei più grandi, in tanti piccoli aspetti che sono venuti fuori stasera e sono tutti veri, quindi veramente ho sentito della nostalgia stasera, e vi ringrazio per la serata. Grande cartoline. Grazie a Davide, grazie a Luca, che è venuto, insomma, anche da lontano rispetto agli altri. Guarda, mi ha fatto veramente, veramente piacere averti, anche perché per molti di noi ti avevamo lasciato lì quel giorno bellissimo a Pistoia, era il 14 giugno del 1998. Grazie ragazzi, grazie Davide, grazie Luca, grazie Daniele. Allora, questo è il terzetto Maciniamo i chilometri. Uno era un pendolino di fascia, era amico del cuore di Bobbo Pilleddu, anche che stasera non è potuto venire per motivi di lavoro. E, no, diciamo... tanto lui viene solo quando si sposa qui. Tra un paio d'anni torna. E soprattutto era anche il rigorista, Serse, era il rigorista della squadra, era anche. Tirava bene i rigori, nonostante... non giocasse dalla Cintola in su. Andrea Cipolli.
Ecco, vado in ordine alfabetico, eh. Lui era una punta che aveva il dono di entrare anche dalla panchina e fare gol, che come molti allenatori sanno non è una caratteristica da poco. Era uno di quelli che non tradiva mai, Federico Firli. E poi oggi lo definirebbero un tuttocampista, centrocampista totale. Giocava semplice, sbagliava poco, non mollava mai. Soprattutto veniva sempre agli allenamenti in macchina con Serze. Luca Grilli. Piano Luca. Allora, è vero che venivi sempre in macchina con Serze, non ho detto una cosa sbagliata. E questo ti creava anche una situazione di favore in certi casi. Ah. Dato o no, che, no, o no. Favori no. Insomma, un aneddoto su che poi è venuto fuori a distanza di anni, che era una domanda che gli volevo fare in quel momento, poi non gliel'ho fatta per rispetto dell'allenatore. Era il primo anno della C1, quindi l'anno dopo Pistoia, e insomma io partivo non titolare perché avevamo preso Giacobbo a centrocampo, quindi insomma le prime 7-8 partite entravo sempre. Poi Giacobbo squalificato due partite, giochiamo contro il Siena e l'Alzano Vireschit, prima e seconda, e le vinciamo tutte e due con te titolare. Sì, e insomma presi anche bene, ma giocammo bene tutta la squadra. La settimana successiva andiamo a Brescello, formazione, io fuori e Giacobbo, Giacobbo già. Io ero incazzato perché, cioè, nel senso, e a distanza di anni poi con il mister siamo stati a vedere diverse partite in giro a Milano, una volta a macchina mi sentivo più libero. Perché tu non gli avevi detto niente quel giorno. Io tirai fuori, no? Io sì. Ma scusa, ma quella volta no? Vabbè, ma abitavamo in casa insieme, potevi anche dirmelo, no? Guarda, sai, cioè sono delle gerarchie nel calcio. Giacobbo viene dalla Juve, tu venivi dalla Primavera del Perugia. Giacobbo era forte poi, comunque era un bel giocatore. Appunto, quindi cioè, ci sono certe dinamiche, no? Tu ancora sei giovane. E lui mi rispose: ascolta, ma che cazzo te devo spiegare? Io non te devo spiegare niente. Te devo spiegare niente. Tu fai questo, quando ti chiamo giochi, ci giochi per me. Se stai fuori, quando entri devi dare. Cioè, questa è a ragione. Ha ragione, dici. Questo per dirti che favoritismi. No, non è detto però che abbiamo fatto a Brescello. A Brescello? Che abbiamo fatto a Brescello. Quando tu non hai rigiocato. Abbiamo vinto. Appunto. No, perché no. È raccontata così. No, cioè, mancava l'ultimo pezzo, mancava. Vabbè, abbiamo vinto. No. A Cicerio perdevamo? No, cioè non è che ero scemo che gli all'improvviso, no? No, vabbè, no, vai. Luma chi mi ha detto, dato che venivi in macchina col mister. No, privilegi, anzi, no. Cioè, mi ricordo con lui un episodio a Tolentino, ultimo secondo della partita, io tiravo le punizioni, tutti in area, sale Marco, salgono tutti i difensori. Vabbè, quello c'aveva ragione. Sì, no, c'hai ragione, sì. Cioè, tiravo le punizioni io. L'ha detto le punizioni, eri te. Angoli. Lui mi si avvicina e mi fa: alù, ma sento, ma sento, ma sento, ma sento. Io gli ho detto, dico: Fede, ma sono tutti in aria, fischia alla fine, fammi mettere sta palla dentro. No, ma lui c'ha onestamente un bel tiro. Quello. Ma era una punizione laterale, però era. Sì, era un po' no, sì. No, vabbè, laterale. Fino dopo il centrocampo. Ma era fuori l'area. Vabbè, insomma. Io non c'avevo il carattere, cioè caratterialmente ero buono, quindi vabbè, tirala. Sempre per sperando che facesse gol. Tira sopra la curva, arbitro triplice fischio. Io vado verso spot, ma vedevo con la coda dell'occhio. Arriva in gol. A certo punto mi ha preso per il collo. Bestemmione, no, perché non ho rispettato, ma io
Pensavo che, la colpa, ma tu glielo dicesti che era stato lui che aveva insistito. Lo volevo troppo bene, quindi. Dimmi tu, la tua versione com'è, Federico? Comunque l'aneddoto di Cerqueti, prima che tre, è totalmente sbagliato. Quello del carrello? Sì. Allora, la situazione era questa. Allora, io abitavo con Bazzani. Anche quello era un appartamento di cui si è molto parlato, voglio dire. Spero bene. Ah, Bazzani si rompe la Saab, lui c'ha una Saab Cabrio, ma non era capace a guidarla, faceva manovra, ogni tanto sentivo boom boom. Mi si rompe la Saab, mi fa: accompagnami alla zona industriale che andiamo alla fabbrica. Vabbè, ti accompagno. Arriviamo lì, becchiamo una signora brasiliana che ci chiede dove era la Ford. Cioè, la Saab, la Ford. A un certo punto, cioè, Fabio no, si mette a parlare con lei. Vabbè, insomma, una parola tira l'altra. Era in albergo, la invitiamo a cena. La brasiliana stava in albergo? Sì, qua a Arezzo. Okay. Era in zona con un'azienda. Vabbè, viene a cena. Azienda, era qua, insomma, lavorava per un'azienda. Adesso no. Lavorava per un'azienda. Viene a cena e ci racconta che faceva un fatturato che mi rende. No, la cosa bella è che ci racconta che gli piaceva il mascarpone. Allora io per essere ospitale me l'avevo preso. E Fabio tutto contento. Vabbè, insomma, falla breve, il giorno dopo noi eravamo, c'avamo lo stereo dentro lo spogliatoio, ti ricordi? Fin quando non perdemmo due partite a fila e tu lo scocciassi sul tuo vabbè. Insomma, io chiamo il mister, lei fa, questa era un'ex ballerina, e faccio brasiliano, okay. Andava la Ford, E faccio, c'è un'azienda, il concessionario è pieno di ballerine, il uno vuole andare tra le ballerine, no, vabbè, no. Sì, lei, sì. Ma ha detto faceva ballerina, quindi vabbè, chiamo il giorno dopo, chiamo il mister e faccio: mister, guarda, dico così così così, dico mettiamo un po' di musica, la faccio passare per dietro. E c'era Cerqueti che era quello più serio impostato della squadra e c'avevamo le salite, no, il più serio, l'unico serio, dice dai facciamo ballare Cerqueti con lei su tutto sei minuto, e se balla sei minuti ci togli le ripetute. E insomma lui neanche ci pensò, no, sì a posto, falla passare per dietro. Chiamai Eugenio con la facciamo passare per dietro lei. Insomma mettiamo la musica un po' brasiliana, inizio a ballare così e lui ballò tutto me. E mi ricordo che c'era Bacci che era tutto timoroso perché aveva paura che, no, allora aveva paura che usciva la notizia, no? Chiudiamo le porte, non fate entrare nessuno, sembrava che vabbè, oh, viene a fare un ballo, cioè, da questa. E quindi, questo è l'aneddoto, ecco perché l'aneddoto vero, ok certo. Che dopo Walter Sabatini, c'era Walter Sabatini, Walter fenomeno. A Roma aeroporto c'aveva tre pacchetti di Marlboro, a un certo punto mi fa: Luca, vammi a prendere due pacchetti di Marlboro. Cazzo, faccio dire tu, c'è tre pacchetti. Con queste non ci attraverso neanche la pista dell'aeroporto. Due e quindi no, Walter fenomeno. No, vabbè. Grande, bravo Luca, bravo. Grande Lucino. Luca è tremendo, Federico, ma tu facevi comunque gol che pesavano, subentrando spesso, eh? Mica è facile per un attaccante entrare e metterla dentro. Però d'altronde non potevo chiedere altro. Pilleddu ha fatto una grandissima stagione, ecco tutto, insomma. Poi c'era anche Lupo che giocava. Lupo, po' tutti, siamo capitati tutti al posto giusto al momento giusto, è stata una bellissima esperienza, quindi mi ricordo tantissimi aneddoti adesso tra Minghelli e quello e l'altro. Alla fine uno tra i più belli che mi ricordo è stato la finale di Pistoia, che tutti quanti stavamo festeggiando, l'unico che non poteva festeggiare era Lauro, che stava fuori dal cancello
Non lo facevano entrare, non lo facevano entrare, alla fine Pilleddu, come si dice, prese per il cravattino sti inserviente. Ho prese due riuscimmo a, far entrare Lauro a festeggiare con noi, però Pilleddu poverino l'anno dopo scontò due o tre giornate di squalifica. Sì, 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 due giornate di squalifica. Questo era lo spirito di quel gruppo, che tutt'oggi, anzi, saluta tutti, Bobo me l'ha detto di... Ah, sì. Fede, salutami tutti, non ci posso stare, ecco, tutt'oggi ci sentiamo con tutti quanti, abbiamo il gruppo, che, perciò tutto trainato dal mister e da tutto l'entourage della città, i tifosi, Arezzo, e il pubblico e tutti quanti, voglio dire, chi è stato intorno a questa squadra, e i risultati, eccoli qua. Senti, Cipolli come lo hai ritrovato? Quant'è che non lo vedevi? L'ho vista al matrimonio di Bobo dopo... Ah già, vai, è vero, è vero, è vero. Poco tempo fa, poco tempo fa. Meno male. Rispetto a un mese fa. Ah no. Rispetto a un mese fa non è cambiato, diciamo. Non è cambiato neanche. Non è già buono. Oh, Cipo, tu ci devi spiegare come facevi a tirare i rigori così bene, perché tu eri... Ma rigori, sei sicuro, Andrea? Se vuoi io rigori. Uno l'ha tirato a Pisa si tirasti Pisa, a Pisa segnò anche lui, che non segnava mai, segnò su punizione, segnò Spinelli e poi segnasti tu 3-2 calcio di rigore, mi ricordo, all'Arena, una gioia impressionante. Una volta però è anche nelle immagini Corrado, come sembra Golfano, che si perse poi rigore, lo dovevo tirare io perché il mister, il rigorista ero io, sì, sì, è vero. Invece poi dopo, quando ci fu il rigore, io sono un amico, un'amicizia con Corrado da sempre, era un momento che si doveva sbloccare, insomma è un po' che non faceva gol, quindi un attaccante a volte gli basta poco, no? Gli basta ritrovare il gol. Chi c'era il rigore mi disse, oh Andre, fammelo tirare a me, ma non è il mister, mi ha detto di tirarlo io, no, stai tranquillo, faccio quello io. Bobo, mi raccomando, rigore sbagliato. Ma comunque, senza. Come ha detto Luca, era Bordone il visito. Ora, quando viene nello spogliatoio, lo dici te. Però qui. No, ma aspetta, dici Golfano? Sì. No, forse tu ti dimentichi una cosa. In quella partita ce ne sono andati due dei rigori. Ah, eccoci. Secondo l'ha sbagliato lui. Cazzo. Cioè, l'hanno tirato tutti, porca io. Ero un rigorista io, che cazzo fa? È vero, è vero. Primo l'ha sbagliato Pilleddu e secondo lui. E io? Ci siamo fregati. Allora, io non c'ero. C'era il ginestra per adesso. Vabbè, allora Luca l'ha sbagliato per forza. E quindi anche a te ti ho fatto... Te mi hai detto a me, fammi vedere a me, almeno faccio gol. Era impossibile per guarda ginestra. Ce ne volevo un tre allora per fare gol. Però, scusa, certo. Fede, cioè, magari se ve lo facevano tirare a me, che ero un rigorista. Quindi non ho capito. Quindi, Bobo lo sbagliò a fare. Sì, Bobo allora, lo sbagliò cioè, io lo facevo tirare a loro. Cioè, ti rendi conto? Però, sperando scusa, che si sbloccavano. Buona. Scusa, Serzo. Le punizioni doveva tirare Grilli e le tirò Firli. Cioè, il rigore lo doveva tirare Bobo e lo tira Cipolli. Anarchia. Cioè, anarchia. Era uno spogliatoio un po' indisciplinato. Era una squadra così, eravamo artisti del calcio. Noi eravamo i Gino Strada del calcio. Noi eravamo missionari. Eravamo troppo avanti. Ma poi fra l'altro mi riallaccio all'immagine della sconfitta. Perché il girone d'andata non è che si andò benissimo. No, ma infatti si faticava, infatti c'eravamo al contento, anche tifosi. Sì, no. Quando si perse 5-0, Luca, col Teramo, dentro spogliatoio disse vai, tutti in silenzio, si aspettava il mister, le borse tutte sopra regola, le spaccava tutte, tirava, no? Spaccava tutto. Vai, tutti zitti. Entrò, non so se vi ricordate, è vero Luca, mi è rimasta impressa perché noi si aspettava, che dice? Sì, l'uragano, e invece stranamente era tranquillo, era cioè le vene, si vedeva che era tranquillo. Si trattinava, però era tranquillo, lui dice ci rivediamo, noi si dice si portano al ritiro subito stasera, domani allenamento, ci rivediamo giovedì, non vi ricordo. Come giovedì, ho sbagliato. Tre giorni di riposo. Però
quando tornate mandate giocatori veri, perché questi qui che vedo non sono manco cugini, di quelli che conosco. È vero o no? No, poi dopo noi ci si ritrovò invece il martedì, perché sì, noi ci si riunì, finito la partita, dopo poco fra noi si parlò, insomma, senza il mister, ci si confrontò e si comunicò che invece noi si ringraziò il mister, ma il martedì si voleva subito riprendere e cercare il riscatto, perché lì fu una figuraccia vera, no? Tutti i tifosi arrabbiati ci aspettavano fuori. Sì, infatti, mi ricordo. Però da lì però veramente ci fu la svolta. Però insomma, la partita dopo e poi se ne persi più una. Cioè, però la partita dopo poi se ne persi più fu il pareggio a Macerata, Serse, ti ricordi? Sì. E poi dopo il pareggio in casa con lo Spezia, mi pare, dove Balducci sbagliò il rigore, mi sembra. A proposito di rigori. Ah, Balducci con la Vis Pesaro, forse, con la Vis Pesaro. Non li segnava nessuno. No, è però... Eri capocannoniere. Non ho fatto uno sui rigori. Uno a Pisa, però mi è rimasto impresso quello. Dai. Poi Bobo dice sempre che eri un rigorista, quindi... Comunque, cosa a proposito, allora io credo di aver vissuto... C'entra poco perché poi... No, c'entra perché i due protagonisti erano Luca e Michele Targioli. E vivevamo nella stessa casa e credo che sia un esempio non raro, unico, che un allenatore viva nella stessa casa con due giocatori, insomma, parlavamo la stessa lingua, insomma, con Luca e Perugino, insomma, e quindi Michele è un pochino più spostato verso Assisi, però però in virtù proprio del rapporto, quando tu vivi insieme a dei calciatori, no? Il ruolo è assolutamente diverso, a volte l'atteggiamento che ha l'allenatore nei confronti di quei giocatori è eccessivo al contrario, insomma, no? E quindi Luca racconta che quando quella sera per colpa vostra abbiamo fatto tardi e il giorno dopo c'era allenamento la mattina. Per colpa vostra, quindi tu e di Targioli? Non era colpa nostra. Ma appunto, non è da vostra. Era colpa di? Si può raccontare, sì. Sì, sì, sì. Non so dove... Vabbè, ci chiamo al mister. Noi il venerdì sera stavamo a cena dalla Michela al parco, sempre, insomma, con Marco, con tutti. E al mister dice, stasera non prendete impegni, venite a cena con me. Vabbè, era venerdì, noi il venerdì, di solito, cenavamo, poi andavamo a casa, il sabato mattina allenamento, o partivamo per una trasferta, insomma... E vabbè, gli faccio Michele, guarda, chiamato il mister, da sotto l'hotel Minerva era l'appuntamento? Sì, ma adesso vabbè, vabbè. Insomma, la cena fuori. Andiamo a cena fuori. Arriviamo, io e Michele non voleva venire, vai Michele, mo il mio, vabbè, partiamo. Arriviamo, vediamo, il mister da solo, un'altra persona. E faccio, scusa, ma dove andiamo? Andiamo a cena qua. Vabbè, partiamo, arriviamo. Su una collina sopra Arezzo, via, una bella villa col camino, sala, e c'erano diverse donne a cena, parecchie, sì, erano una quindicina, vabbè, io e Michele a cena, insomma eravamo, a un certo momento mettono un po' di musica, un po' di, finita la cena, e tra i barai, a un certo punto si fa tardi, e io, insomma, cioè sollecitavamo lui, nel senso, mister, tardi, cioè no, e lui voleva sentire ragioni. Vabbè, insomma, io a un certo punto gli faccio, Michi, cioè, tardi, mattina, cioè, mente, io a un certo punto partiamo, lo convinciamo e torniamo a casa. Vabbè, era tardi, perché io, insomma, dormo alle 8:30 sveglia, allenamento, partitella, già c'erano di parecchi tifosi intorno a... partitella lì con i colori e io sbaglio il colore e mi ricordo se era il Mosco qualcuno mi richiama, no? Oh, sveglia! E lui da sveglia, vai a letto prima la sera. mi giro e guardo, ma che stai a dire? Cioè, mi giro e guardo Michele e dico, vabbè, è normale, cioè, so io che gli facevo, tornavo a casa prima e lui diceva no, se il giorno dopo appena sbagli qualcosa. Però, ma questi, vedi, lui diceva una cosa
forse unica, perché il rapporto, ma è l'intelligenza poi del calciatore a riconoscere non dico i ruoli, però quantomeno il rispetto verso l'allenatore e verso il fatto che tu sei amico, ok? E quindi c'è il legame affettivo che però va in simbiosi col rapporto di lavoro, quindi allenatore e giocatore. Non è facile, perché tante cose le avrei volute dire, me le sono tenute dentro, magari, però vabbè. Però la cosa bella che poi hanno detto tutti quanti, poi dopo fai parlare chi è stato l'artefice della promozione, anzi gli artefici, che Matteo, stanno aspettando, dai, se no... No, dicevo, la cosa bella è che noi lavoravamo 12 ore al giorno, cioè lavoravamo, se è inteso come lavoro, era una passione, perché noi facevamo il doppio la mattina con Marco, ti ricordi? Finivamo a mezzogiorno e 30, andavamo a mangiare i tortellini al Fiordaliso e non facevamo un tempo neanche a finire i tortellini, pane prosciutto cotto, era il piatto unico. Che rientravamo dentro... Andavamo a pranzo in tuta, cioè in tuta, finito allenamento a pranzo, rientravamo palestra, calcio, tennis, 2 ore prima dell'allenamento, poi allenamento fino alle 5.30. Cioè, poi alla casa e poi alla sera. E poi la sera a letto. Un brodino, dai. La sera, magicamente, il martedì al Pineda, a Riccione. E poi il mercoledì mattina facevamo aerobica. Quindi loro passavano dal Pineda all'aerobica. Dalle 8 alle 10 dormi fuori allo stadio. Sì, dentro la mia fortuna è stata Michele Tardioli. La mia fortuna, che guidava. Perché lui era un camionista. Lui guidava a qualsiasi ora del giorno e della notte, lui sentiva stanchezza. Tu ti addormentavi invece. Un secco. E lui mi ha salvato tante volte, però. Vabbè, che tempo. Comunque, grazie dell'invito, perché... Ma grazie a voi. Lì per lì non le riguardai, però col tempo, quando uno invecchia, quando passano gli anni, riguardi le cose che poi veramente ti hanno formato e toccato il cuore, e penso che per tanti di noi che sono qua e che sono venuti da fuori... gli anni ad Arezzo sono stati gli anni forse più belli che uno ha vissuto nella carriera, e che, se, come ha detto il mister prima, ma tutti te li porti dietro, perché sono stati anni belli di vittorie, anche di momenti difficili, però di grande unione, di grandi rapporti umani, che poi è quello che rimane poi nella vita. I risultati sì, rimane, ma rimane il rapporto umano, il fatto che ti senti con delle persone e che ti abbracci veramente, che l'abbraccio è vero, ma non è finto. È quella la cosa più importante. Grazie Luca per queste parole. Cartoline per Luca, per Federico e per Andrea. Grazie ragazzi. Grazie. Grande. Grazie Fede. E ora... Dulcis in fundo, come si dice. Questo è il gruppo Piedi Buoni, eh? Abbiamo visto le immagini di un gol al picco di La Spezia. Quella è l'ultima vittoria dell'Arezzo alla Spezia, poi non ci ha più vinto. Io sì, però. Il 1996, lui era ed è di Siena, però ad Arezzo c'è stato bene bene ed è ancora oggi molto apprezzato. Matteo Baiocchi. Rimasto di tu, loro due sono rimasti dalla C2 dell'anno prima. Rimasti. E poi grande Matt. E poi no, Serze nella sua autobiografia l'ha definito il tacco di Dio, lo abbiamo visto e rivisto in tutte le salse. Forse è stato uno degli ultimi trequartisti veri nel calcio, che poi è cambiato. Ad Arezzo fece veramente bene, talento allo stato puro. Roberto Balducci. Allora, qui avevo preparato il tridente anche di stasera, perché ci avevo messo anche Bobo Pilleddu in mezzo, ma Bobo non c'è, e quindi facciamo con voi due. Insomma, qua devo dire, Marco, qui c'è qualità. Possiamo subito dire una cosa? Intanto mi scuso per la voce, ma ho avuto una settimana tribolata, come fu la settimana prima di Pistoia per la... È vero, che non dovevi giocare, non poi giocare. Giocaste. Volevo richiarire l'episodio di Cerqueti, perché Cerqueti non ha mai giocato con Bazzani, esatto. Non ha mai giocato con Baci. Quindi... Ma quindi Grilli cosa è venuto a dire qua?
Grilli ha fatto un purpurri, secondo me, di annate, ma lo perdoniamo, perché anzi, facciamo un applauso a Luca, perché ha mischiato le annate con una maestria. Questo, scusami Luca che non ti vedo più, ma me l'ha chiesto Luca di vendicare l'inciso. Giustamente, giustamente. Allora, tu sei uno dei pochi che ha giocato in tutte e due le squadre delle promozioni. Allora, insomma, qua la qualità di Bifini e Mattoni, adesso lasciamo fuori Battista, ma Bifini e Mattoni contro Baiocchi e Balducci, chi prendi? Questo... qui... Si stava in casa insieme? Siamo stati? Si stava in casa insieme? Una gamba e io sull'altra, però, attenzione. questa è una bella scelta. Tutti e quattro insieme, compreso Bobo e Battistini, sì, giochiamo con il 2-2-6, giochiamo. Te la sei cavata con diplomazia. Fede, tu che sei un allenatore, sei attento a tutti i dettagli, agli equilibri, insomma, vedi, conosci questi giocatori, Bifini, Mattoni, Baiocchi, Balducci. Credo che sono stati, cioè, se tu dovevi marcare qualcuno, con chi ti trovavi più in difficoltà? Con Roberto mi sono scontrato anche, quindi era anche bello ignorare. L'hai litigato? Ma tu? Diciamo, hai litigato con tu? Anche con Balducci hai litigato? No, vabbè, ma è normale, ma dentro il campo si litiga. Cioè, si litiga a livello agonistico, a livello proprio di gioco, no? Cioè, il gioco, nel calcio c'è il contatto, c'è la... E come tutte le competizioni... No, però dimmi, per caratteristiche, chi ti saresti trovato più in difficoltà a marcare? Matteo Baiocco, lui viaggiava. Baiocchi viaggiava. Viaggiava, ha giocato anche, quindi lui viaggiava. Però Roberto, quando c'era la palla, era difficile togliere. Più di Bifini e di Mattoni. Ma Bifo, se gli dava qualche botta, la soffriva. Una volta quando giocavamo contro col Grosseto, mi disse: ma non è che oggi pensi di menarmi? E io oggi te lo forte proprio. Io giocavo con la Ianese, oggi proprio veniva qua, mi cercava, no? Come per di oggi. No, la oggi, oggi, io, oggi adesso te lo forti. Ma trovate lui tra le portarelle, a dove ci si arriva e si tira il cappello. Con quelli bravi, bisogna purtroppo, cioè, bisogna tirarsi il cappello. Comunque sia, non dico intimorirli, ma insomma. Però un pochino, certo, fa parte del gioco. Roberto, senti, Matteo, ma... piuttosto rispetto al Bifo. Sì? Beh, era un po' due giocatori simili, un po' diversi secondo me. Però Roberto era un pochino più tostarello da un punto di vista, lo spostavi peggio. Lo spostavi peggio, un po' caracollante. Alessio era un po', si muoveva in maniera un pochino diversa. Però vabbè, tutti e due forti, dai. Tutti e due forti. Matteo, tu a rivedere queste immagini qua, cos'è che ti ha colpito di più? Il gol di La Spezia? Qualche assist che hai fatto, come quelli per Pilleddu a questo 5-0-5 sicuramente, perché mi ricordo che Marco, non so se era squalificato o infortunato, il mister ebbe la brillante idea di darmi la fascia a capitano. È vero, tu giocavi in quella partita lì. Finita la partita, nello spogliatoio, silenzio generale, tutti zitti. Era quello che diceva Cipolli. E ci si incrociò con lui e mi disse: tu la fascia non te la rimetti più. Ed è stato di parola, è stato di parola, non te l'ha più data. Però ti ha fatto giocare, questa è una domanda che ti avrei sempre voluto fare. Tu a Pistoia in che ruolo hai giocato? Perché tu eri un ala, eri un esterno, però a Pistoia 3-5-2 tu giocavi da mezzala quasi. Mezzala, sì, eh? Sì. Baiocchi mezzala, l'ho rifatto qualche altra sì, volta, no, tanta roba, sì. Baiocchi mezzala, c'è una bella intuizione quella. C'ho un episodio proprio, un precampionato che giocammo a Chianciano contro il Torino e giocammo 3-4-3, qualcosa del genere, perché non può, cioè Pilleddu centravanti e lui e Lupo che facevano i due esterni. Cioè, credo che sia stato un vita mia, avrò giocato con tre attaccanti 5 volte, insomma. Io ho perso quasi sempre. Quindi mi ricordo, proprio perché era impossibile fare a meno per caratteristiche. No, ma lui era anche lui. Di uno come Baiocchi. Vedendo le immagini, avete scelto sto Arezzo 0, Teramo 5, che ogni tanto mi giro, vedo, sì, sempre quella. Cioè, non è nata in quel modo, però mi piace sottolineare invece, come già è stato fatto anche prima, che proprio a volte da dei grandi delusioni, da grandi fallimenti, se utilizzati bene, ti possono dare una spinta che
chi lo sa, forse senza quella partita non ci sarebbe stato quel girone di ritorno, non lo sappiamo, però sicuramente questo vale un po' per tutte le cose della vita, da momenti estremamente io credo che quel giorno, adesso non vorrei sbagliarmi, credo che anche Graziani parlò a voi e disse: non lo so chi di voi sarà la... tra un po' l'allenatore, c'è sicuro. Quella fu una bella. Quando parlo di gestione, anche in momenti difficili, ci vuole il carisma, la personalità, l'occhio, la capacità di dare certezze, sicurezze, cioè che il presidente e anche il mister onestamente avevano come dote naturale. Io prima la battuta in 6 mesi ho fatto un casino della Madonna, nel senso che io sono arrivato qui, ho vissuto momenti anche difficili all'inizio, no? Perché la squadra comunque aveva delle difficoltà, il 5-0 fu la seconda partita che facevo. E poi ci fu un momento personale perché io venni con molte aspettative, io su me stesso, quindi mi caricai forse di troppe responsabilità, anche sbagliai questo rigore col Pesaro. Io ricordo la chiamata domenica sera del mister, mi ricordo proprio dove ero quando l'ho ricevuta, in cui mi faceva capire che la fiducia era immutata, che dovevo stare sereno, che non c'erano problemi. A questo... Ma lui già ti conosceva, no? Già ti aveva allenato, erano stati già insieme a Ponte San Giovanni. E poi mi piace sottolineare anche, forse anche alla fine di questa serata, anche per me quello che ha rappresentato un episodio importante con Lauro, quando proprio a seguito di alcune difficoltà che avevo, un giorno eravamo proprio da Fiordaliso e lui col suo fantastico accento emiliano mi disse: ma Baldo, ma tu sei il più forte di tutti, cioè non te ne rendi conto, sta tranquillo perché adesso ci fai vincere alla grande. Quindi questo per me è un ricordo straordinario di un ragazzo straordinario, meraviglioso. Però non a caso si ottengono grandissimi risultati quando ci sono questi ingredienti, quando ci sono persone di uno spessore, di un carisma, di una capacità di lettura enorme. Cioè il mister, io l'ho avuto a Ponte San Giovanni, e lui ha detto prima la carriera inizia da Arezzo, no, la carriera inizia da Ponte San Giovanni, no? Nel senso, perché adesso si parla di intelligenza emotiva, si parla di empatia, no? Parole di cui si riempie molto spesso la bocca. Invece il mister, come diceva De André, il genio sa prima di, conosce prima di sapere. E il mister faceva delle cose 30 anni fa, 25 anni fa, che adesso ci fanno master, ci si studia sopra e tutto il resto. Invece quella era una caratteristica estremamente naturale. E mi piace dirlo qui pubblicamente, è stato molto bravo non solo in quel periodo, è stato molto bravo. E oggi la testimonianza l'avete vista sul palco. Di tutto il materiale, l'eredità che ha lasciato in tutti noi, perché tanti allenatori, io stesso ho fatto un percorso da allenatore, faccio responsabile del settore giovanile, mi dedico ai ragazzi con quella passione, con quella volontà di trasferire dei valori che è normale che possono cambiare nel corso dell'evolversi degli anni, però sono valori universali che dobbiamo assolutamente lottare per mantenere vivi. Eh sì, bravo, bravo Roberto. Tra l'altro ti dico anche, ieri a Sassari, te l'ho detto prima di cominciare, prima della partita ho ripensato al tuo primo gol in Amaranto che segnasti proprio in quello stadio contro la Torres, e ho pensato: domani viene la serata, stai a vedere che è un segno positivo. E quando Gucci a 10 dalla fine ha fatto il 2-2, ho detto: vai, vedi che allora avevo ragione, invece poi è andata in un'altra maniera e vabbè, è finita. Però insomma, certe cose non si possono ripetere. Non si possono ripetere, diciamo. No, anche perché diciamo c'è stato così un post partita che era irripetibile. Quello di Sassari? Sì. Oh, questa non la so, non l'ho mai sentita. Non te lo ricordi, Matteo? Baiocchi non si ricorda, ha detto. Qualcuno si ricorda. Dovremmo sentire forse Luca, se magari c'era Bazzani. C'era Bazzani, sì. Luca c'era. Ci tengo anche a dire che io ho sbagliato il rigore perché Ginestra sapeva che avrebbe sbagliato sempre. Era anche il portiere della difesa, è chiaro. Sei rientrato nella casistica. Io sapevo che l'avrebbe sbagliato dopo di me. Questo accanimento verso Luca Grilli però non lo capisco. Cosa successe dopo la partita di Sassari? La squadra mi chiese di uscire la sera. Perché e tornaste sono... poi il giorno dopo. Sì, e sono usciti, no? Siete rimasti, eravate annoiati, quindi si mangiavano. Discoteca, mi sembra. C'è andata in discoteca Sassari, no? Manca le capre. Quattro taxi, sì, eravamo avanti. In tuta? In tuta in discoteca. Ha ha ha.
Allora, voglio sentire da Matteo anche, insomma, che effetto ti ha fatto ritrovare tanti vecchi, vecchi compagni. Tu sei uno dei pochi che non fa l'allenatore, o fai l'allenatore? No, l'ho fatto, l'hai fatto ma... un paio di anni fa, un annetto. In pasticca per la pressione anche tu? Pasticca Triatec, sì, per la pressione, prendo davvero. E ho allenato un annetto, ora faccio collaboratore alla Collegiana d'Eccellenza. E rivedere i compagni è un'emozione stupenda. E umanamente è un gruppo che anche successivamente io non ho più ritrovato uno spogliatoio così, e questo sicuramente è stata ciò che ha fatto la differenza. Al di là delle doti tecniche e tutto quello che era... Tu eri un grande assist man. Sì, anche perché gol, facevo gli assist, se no non giocavo, perché gol molto pochi. E quindi secondo me quella fatta la differenza era l'umanità, cioè l'amicizia che c'era tra noi. E ancora oggi abbiamo un gruppo su WhatsApp e tutti i giorni ci scriviamo, parte il primo e tutti ci scriviamo, questo da anni. E quindi questo è bello che sono passati dal 98 oggi, sono passati tanti. Fa capire il legame che c'è tra di noi. L'ultima cosa voglio farla dire a Marco, insomma, il tacco di Dio non posso non chiedere a te, a Roberto, a Serse, insomma, quel gol in finale a Pistoia, poi anche il rigore di Campanile, per carità, che è stato il cazzotto che ho preso, il cazzotto che hai preso da Adami, giusto? Dal portiere con Zaniolo padre centravanti, sì, Zaniolo Cioffi padre centravanti centrale, c'era Sottili, c'era Chiappara che poi fece gol, Chiappara. C'era Barontini, Chiappara fece gol Chiappara ci ho litigato 12 anni dopo che faceva collaboratore legale, sì, che si legale, sì, si legale, Spezia Trapani, era un cliente, perdevo sempre con noi. E quindi venne prima partita e mi disse: oh, tu mi stai sul cazzo, c'era lo spareggio a me. E ha detto: io non mi ricordo manco chi cazzo sei. Io di presentate, perché non mi ricordo neanche. Cioè, ancora era avvelenato da quello spareggio, che tra l'altro strameritammo di vincere in virtù comunque di un furto che loro fecero, perché gli ha dato un rigore. Sì. Arbitro Pirrone di Messina. Ed è anche 150 minuti di recupero. Sì, recupero lunghissimo. Cose fatte dopo il rigore nostro. Sì, il rigore lunghissimo. Sì, perché c'è stata poi l'invasione, insomma, ci fu un po' di casino. Insomma, quel colpo di tacco ti è rimasto un po' nell'anima, Roberto? O è uno dei tanti gol belli che hai segnato poi in carriera? Sarei un ipocrita a dire una cosa del genere. È una cosa che ho avuto... culo, nel senso di essere in quel momento ispirato in quella maniera lì, no? Sull'angolo di Mearini. Come diceva il Melandri, no? Sul genio, l'intuizione, la fantasia, colpo d'occhio, buccio di culo, mettiamoci anche quello. Però torniamo al discorso di prima, no? E con Rubi ci ho già scherzato 10 anni fa, ci fu un'altra manifestazione in cui ci incrociammo, dove lui rivendicò il suo calcio d'angolo. E torniamo a quello che dicevamo prima con Arezzo Teramo, no? A volte dalle cose che sembrano non belle, diciamo così, possono nascere cose meravigliose. E quindi per me quello lì è sicuramente un gesto che porto dentro e ce l'ho nell'anima. Ogni volta che arriva il 14 giugno, o comunque anche rivederlo prima, ti scorre un brivido dietro la schiena inevitabilmente. Ho avuto modo di dirlo anche prima, facendo una metafora su argomenti che tanti dei presenti conoscono, quindi parlando di donne, ci sono donne che tu vivi una vita e diluisci la loro bellezza in tanti momenti, no? Magari un pochino più, anche più piatti. Ci sono invece situazioni dove vivi amori accecanti, abbaglianti. Arezzo per me è questo, è una luce accecante, perché sono stato veramente poco. Ma quello che ho vissuto qui è stato di un'intensità che solo a raccontarlo adesso mi ci vengono i brividi, nel male e nel bene, perché ripeto, ho vissuto veramente momenti anche molto, molto tosti. Venivo dalla Serie B, avevo, diciamo, non utilizzato bene quelle opportunità, quindi volevo veramente fare sfracelli, all'inizio non ci riuscivo, quindi per me è stato un momento anche tosto, no? Però come i grandi amori che si consumano in poco, ho vissuto tutto di un'intensità mostruosa, e quindi per me, ripeto, Arezzo
anche con un finale, no? C'è stato anche un finale anche difficile perché abbiamo rigiocato contro, c'era stato sì. un po' di malinteso su quella che era stata la mia scelta. Quindi veramente sono quegli amori che burrascosi che hanno vissuto tutto e per me, ripeto, Arezzo rimane davvero una luce accecante e quel tacco me lo porterò sempre dietro. Grazie. Grazie Roby. Cartolina per Roberto e per Matteo. Sale Enrica che ringrazio perché è una delle colonne portanti di Orgoglio Amaranto. Grazie Roberto, grazie Matteo. Io voglio farvi vedere anche questa maglia che Marco Di Loreto mi ha regalato gentilmente e che poi adesso vediamo se lascerò al comitato Orgoglio Amaranto in ricordo. Questa è una maglia storica, questo è l'ultimo anno in cui tu hai giocato qua, 99-2000, qui c'era Bazzani per davvero in questa stagione qua, è una delle maglie forse più, più belle anche cromaticamente che vennero fatte. Con questa maglia Serse Arezzo vinse a Castel di Sangro, ti ricordi? 1-0 gol di Sensibile. Con gol di Pasqualone Sensibile. Con gol di Pasquale Sensibile contro allora, la Quinta che entrò al secondo tempo. Assolutamente sì, allo stadio Patini, sì, 1-0. Siamo in chiusura, siamo andati un po' per le lunghe, ma credo e spero che sia stata una serata piacevole, godibile comunque da, da vivere anche per chi è venuto ad assistervi questa sera. Io ringrazio il Comune di Arezzo per il patrocinio che ha dato la manifestazione, grazie alla Fondazione Guido d'Arezzo, grazie a tutti i tecnici che hanno lavorato stasera per l'audio e il video, grazie al Bar Centrale per il buffet. Grazie a Serse Cosmi che ci ha deliziato con i suoi ricordi, grazie a Federico Nofri, grazie a Marco Di Loreto, vi ringrazio perché siete stati veramente importanti, grazie a tutti voi che avete partecipato. Prima ho ricordato il fatto che Marco ha vissuto entrambe le formazioni di, che abbiamo celebrato questa sera e ovviamente un altro giocatore che le aveva vissute tutte e due, vorrei chiudere con il suo ricordo, è stato Lauro Minghelli. Grazie a tutti e alla prossima. Vi chiamerei tutti sul palco per una foto ricordo per chiudere la, la serata.